Elio? Scusa, ma sei pronto? Ma più o meno. Ma scusa, è 2 anni che non facciamo più niente, sì. Io non lo so. 13 agosto 2019. Pensa, poi è successo di tutto. A tutte, succede. E niente, ascolta, allora, però visto che è da tanto tempo che non facciamo più niente, dobbiamo fare un inizio di quelli trionfali, no? Proprio quelli che si ricordano. Ma no. Ascolta, io un'ideuzza ce l'avrei. Silenzio! Guarda che Sayed Fumne è più forte che lui. Scherzo, ovviamente. Allora, io un'ideuzza ce l'avrei. Se sei pronto, partiamo. Vai. E allora, cominciamo. Arriva Baltasso, avrà già la sorpresa di trovarmi qui. Fatto. Mal di schiena. Già, mi devo ricordare di preparare con Baltasso la lettera di congratulazioni per il Presidente della Repubblica, perché ha vinto un'importante onorificenza e tutti noi marescialli dell'arma dobbiamo scrivergli alcune righe. Ma io non credo che il presidente abbia tutto questo tempo per leggere tutte quelle lettere. Obbediamo agli ordini superiori. Meglio che vado in bagno perché c'è tutto un turbine nella pancia. Mannaggia pupa. Ma proprio adesso, ben arrivati. Facciamo attenzione, qua è tutto un disastro. Ecco qua. Qui c'ho il berretto perché man freddo. Una roba. Eccomi qua! Eccomi! Come sempre, sempre il primo, e vai! Chiediamo qua! Ho preso il numero di targa stamattina, guarda qua! Qui si lavora, Fa male! Allora, cara la mia stazione dei carabinieri di Locanetto! Tolgo un po' di roba! Sono così affezionato a questo paese dove tutto è così tranquillo, ma qui sì che si sta bene, si respira aria buona, dove la gente si vuole bene, dove sono la gente, sono tutti simpatici, tranne quelli che sono un po' antipatici, però vabbè, comunque niente. E io qui ho anche trovato la mia fidanzata, che poi ho poi sposato, guarda qua che bella, questa qua, piace, è una bella ragazza, Qui abbiamo sempre un sacco di lavoro da fare, abbiamo tutte ste pratiche da mettere a posto e non finiamo mica più, vabbè. Comunque, allora, vediamo un po'. Sì, attaccato, ecco. E vediamo un po'. Allora, che ore sono? 8:30. Telefono. Pronto? Ciao nonna Piera, cosa vuoi Arturo, nonna? Sì, lo so che è morto Severino, giovane, ne faceva 102 novembre,
tanto giovane, però vabbè, sei andata ieri sera a Rosario, brava, Ma me che lei è una vergogna, sua funna non è andata a Rosario, ma sua moglie 10 anni che è morta, non ha, come faceva andare a Rosario? No, il funerale oggi pomeriggio, né? Mi sembra alle 3, sì, alle 3, non lo so, sì, comunque, no, no, lo portano in cremeria, si fa scremare, vabbè, sì, no, tu cani la burnia russa che ci sono le ceneri di nonno lì dentro, né? Già l'altra volta ne ho buttato 2 che c'erano la torta margherita, lascia perdere, No. Non la devo andare perché sono in servizio, sì, no, dubita un po' la televisione, sì, ieri sera, il VARD su Rai 1 stasera in film alle 9:30, mi ricordo più, e te che ti piacciono i film, quelli di paura, sì, cioè, è la storia di un bambino, sì, che abbai via da Marco il bambino lì, sì, è un bambino, Sì, era sempre giù, sì, il piccolo Lord, diciamo, sì, è quello lì, sì. Guarda, stasera su Rai 1, non è talvare, pare che passa un po' il tempo, va bene, ok? Vabbè, ciao, nonna, ciao, e passo per stasera, ciao. E poi brutto, non è perdere la testa, e più, cosa vuol fare? Allora, andiamo un po', l'uomo avanti, sì, qui guardi, quando arrivo qua al mattino, sento solo sempre gli uccellini che cantano, alle più belle, Abbiamo anche rumore sti uccellini stamattina che fanno, vabbè, comunque, però io che non sento bene. Ma c'è qualcuno in mano? Sarà un temporale, però marcava bene anche. Ma basta, era tutto sereno prima. Ma sarà, sei io che sogno? E poi Maria neanche, perché Maria è la signora delle pulizie, viene solo la sera. Ci sarà mica qualcuno? Qualche ladro, qualche delinquente, aspetta, tiro fuori la pistola, poi fat male, sì. Mi viene da. Non è che io abbia paura. Però mi viene già persino. A me la dissenteria, non so. Ci sarò mica un rapinatore. Aiutami te, zio Giacomo. Aiutami te, zio Giacomo, né? Che io non. No, tu che. Mi hai sempre aiutato, aiutami te, zio mi aiuta che mi porta bene, aspetta che tiro fuori un po' di roba, madonna mia, non sei capace. Mamma sì. Qualcuno c'è perché sento dei rumori, aspetta che mi... C'è qualcuno, c'è, ai, un rapinatore, pensa tu, persino in caserma vengono questi qua a rubare. Ho paura, cago addosso. Non vedo niente. Chi è? Oh. Ah, ascolta la musica, te capi? Adesso sai cosa faccio io? Adesso vado lì, Ecco, lo faccio, prendo un petto, spiego. Ah, ascolti la musica, te, Allora, terrorista malvivente, io non la guardo neanche in faccia, hai capito? Perché qui adesso ha belle finito lei. Perché qua, quando ha a che fare con il appuntato Pautasso, adesso, già che stavolta quando lo sa il maresciallo mi dà una promozione, L'ho sempre visto nei film, che facevano queste cose, che restavano i delinquenti, Adesso lo legano nel salario questo qua, e poi voglio vedere. No, forse è meglio che gli lascio le braccia fuori, perché, scusi,
quello delinquente può tirare fuori le... No, solo perché ho visto in un film che una volta uno aveva legato un delinquente e dopo lui aveva una smangiusione nel sedere e dopo doveva grattarglielo ancora la guardia, allora almeno se gli gratta, se si gratta da solo, vabbè? Mio caro delinquente, guarda che quando io ero piccolo, sai che cosa facevo? Facevo come quel famoso, come si chiamava? Quell'eroe famoso là, che aveva il cappello nero con la Z sopra, e poi mi mettevo il costume, il mantello e con la spada, zan zan zan, Z da sì, Z da là, quelli sì che erano i supereroi, e tutti mi chiamavano Superman, ero poi bravo, quando facevo la Z sul sedere. Non parli, sacripante dei miei stivali, va bene? Ma io qua c'ho la rivoltella, ti sparo un colpo con le rivoltelle. Guarda che si è messo la Berta, ma freddo. E non parli, Adesso telefono i carabinieri, poi vedi. Andiamo, sono io il carabiniere, scusa. Vabbè, comunque, allora, non importa. Telefono al maresciallo, capito? Così impari, mio caro ciccione terrorista, che viene a prelevare le cose nelle caserme dei carabinieri. Hai capito? Aspetta che adesso chiamo il maresciallo, ce lo dico io, va. Guarda, non ti guardo neanche perché... Mi è uscito il maresciallo dal telefono. Allora, vado. Suona, aspetta. E suona lì a forte, diciamo. Suona bene. Adesso gli racconto tutto al maresciallo, aspetta. Lo mette in gattabuia? Pronto? Pronto, chi è? Maresciallo? Dimmi, dimmi. È successa una cosa indicibile, non posso dircelo però, Guarda che stamattina sono qua che non riesco più a capire cosa faccio, perché... Ma spiegati, Bautasso, sono io a non capire nulla di quello che dici. Ma maresciallo, la sento così bene? La sento bene qua? Sembra che siamo vicinissimi. Ma dai, davvero, mi senti bene? Ma questi cellulari di nuova generazione, Sono bene. Raccontami, Bautasso. No, sono arrivato stamattina come tutte le ore che facevo gli altri giorni quando arrivavo tutte le mattine alla stessa ora. Arrivo qua era tutto chiusato, a posto, non era aperto, allora basta, io ho aperto, poi sono entrato e sono messo lì che ho iniziato, che c'è anche c'ho tutte le pratiche da mettere a posto dell'archivio del 2021 che non ne finiamo più, basta, alla finitiva. E mentre ero lì che scrivevo, ho sentito dei rumori in bagno, ho detto allora sentivo sempre che tiravano l'acqua nel gabinetto, di continuo ho detto, ma chissà chi sarà mai? E ho pensato, mi sono nascosto dietro la scrivania e ho pensato, sicuramente c'è un ladro, un delinquente, e basta, sai cosa le dico? Che l'ho beccato. Ah, sì? sono proprio arrivato e l'ho proprio preso di dietro, capito? Sì, cioè, sì, capito. Non nel senso che l'ho preso di dietro, cioè sono arrivato... Praticamente lui era allora quando io sono nel senso che a parte che lui era davanti però ricalcola, io ho fatto tempo per prendere però l'ho legato come un salame adesso ho detto così adesso telefono al maresciallo poi vedi bravo ho fatto bene sì mi dà poi la promozione maresciallo sì ma dimmi un po' com'è questo rapinatore. Io non ho ancora neanche guardato in faccia No, lo guardo solo sempre di dietro io sì ma l'avrà via una biffa, c'ha una berta di lana in testa e poi ha i pantaloni uguali come i nostri. Ma dai, ma pensati, ma perché adesso mai? No e poi sono arrivato e l'ho legato con una corda ma che bravo, ma che coraggioso che è il mio grazie maresciallo. E niente, comunque penso che è un delinquente brutto cattivo ciccione sicuro perché allora è abbastanza magro nella parte superiore, no? Ecco, è differente abbastanza dal normale, cioè poi tipo si vede che c'ha la berretta però poi c'è i capelli sopra la testa, ecco. Comunque io ho pensato di telefonargli maresciallo, se lei può arrivare un po' in fretta lo prendiamo e lo sbattiamo nella cella frigorifera, ok? Sarà cella di isolamento? Quella di... Sì, scusi, quella ma di... scusa, ma
C'hai qualche altra notizia di questo ladro? Non so io di lui, non so niente, perché io non gli ho parlato assieme. Se vuole, gli posso chiedere qualcosa. Bravo, Tassi, guardalo in faccia, prova a chiedergli come si chiama. Va bene, maresciallo. Allora stacco, stacco. Va, chiedo, stacco. Nome e cognome? Vincenzo Caccamo! Maresciallo Vincenzo Caccamo! Maresciallo è già qui? Sì. Madonna che veloce! Non ho neanche telefonato, è già arrivato! Pazzesco! Bravo, è il nostro Valutasso, ma non ti sei accorto che ero io? Mannaggia a te! Non mi sono accorto perché io ero un po' che già sono un po' che non vedo. Un po'. Ho tanta paura, maresciallo. Stamattina, no? Io sono arrivato qui prima di te, in ufficio, poi sono andato in bagno mentre tu sei arrivato, tutto qui. Adesso se per favore mi sleghi, sai com'è. Mi scusi, maresciallo, questo. Come si dice questo qui qua, sì, però io sì. non mi sono accorto di tutto questo. Slega, Potasso, slega. Ah, già devo slegarla, scusi. L'ho legata come un salame, basta. Ma scusa, dica. Appuntato, ma perché c'hai la mascherina sul cappello? Ah, perché ho paura che si contagiasse anche la fiamma. Allora metto anche lì. Ma dentro posso toglierla? Perché noi tanto ce l'abbiamo il cream pass, no? Sì, ce l'abbiamo. Ne ho due, tre cream a casa, se vuole gliene porto uno. Cream pass. Senti, ma dica. Qua invece, guardavo, vedevo stamattina, perché ci hai messo una X al nostro ex presidente della Repubblica? No, solo per non confonderle, questo è quello che c'era prima e questo è quello che c'è adesso, no? Allora ho messo la X, almeno, no? Non ci sbagliamo. Oh Gesù, allora io qua devo andare avanti perché... Però quasi, sì. Sai cosa faccio, maresciallo? Tutto sto turbamento, vado fino in bagno un attimo, se va, non importa. Va. Ok? Va. Arrivo subito. Oh. Pronto? Pronto? Ah, ciao, cara, dimmi. Sì. Cosa mi stai dicendo? No, ma veramente? No. Ma è morto l'uccellino? No. Ma come? Ma Calimero, il mio uccellino preferito? No. Ma come è successo? No. È abbassato la testa e ciao. Sì. Ma non prendere della cara? Ma sì, ma lo so che da una vita che ce l'abbiamo, ma te ne comprerò un altro. Sì. Ma ora ti saluto perché c'è un pasticcio qua, sono a perdere. Sì. Va bene. Ciao. Oh, ma povero l'uccellino del maresciallo Vincenzo Cacco. Era già un po' di giorni che era annicchiato nella gabbia ed ora è scomparso. Oh, adesso va molto meglio, Sì. Ah, che possiamo iniziare questa bella giornata lavorativa. Caro appuntato Aurelio Pautasso, ma sì? E le sigarette e il giornale, Ieri ti avevo dato due banconote da 5 euro, una per le sigarette e una per il giornale. Sì, però non mi ha detto quali erano per le sigarette, quali erano per il giornale, capito? Ma è stupido, c'hai ragione. Le prendiamo dopo. Sì. Ricordati, si mette la stampa, prendi poi il sole 24 ore. Scusa, maresciallo, ma perché devo prendere il sole? Io non posso. Ma non posso cosa? No, prendere il sole 24 ore. Ma cosa stai dicendo? Perché non puoi prendere il sole 24 ore? No, perché il medico mi ha detto che devo stare all'ombra, io non posso, se no mi sembra la pelle, ha detto. Ma che cavolo hai capito, puntato? Ma il giornale si chiama il sole 24 ore, non tu che devi prendere il sole. No, ma cosa ho fatto di male io? Cosa ho fatto? Scusi, maresciallo, non avevo capito. La vedo un po' battuto, maresciallo, cosa c'è? Lascia perdere, Baudas. Che c'è? Stamattina mi è morto l'uccellino. Ma il suo? Sì, il mio. Ma
Com'è successo? Ha passato la testa, cappuccio. Cappuccio? Purtroppo. Tutto finisce. Con cose che... Mia moglie, disperata. Oh già, poverina, come farà mai sua moglie senza il suo uccellino? Penso che sarà un colpo duro, non è per sua moglie. Poi sua moglie è una che gli piacevano gli uccellini, per carità. Ne aveva, no? Dico. No, ma adesso voglio... gliene compro poi un altro. No, ma... Ehi. Ma perché ci comprano anche? E dove si comprano? Dove si comprano gli uccellini, secondo te? Nei negozi di uccelli, appuntato. Se posso fare qualcosa io... Potrei... Perché anche tu c'hai un uccellino. Uccellino? Ampalcato, via. Diciamo, ma no, scherzo, ampassarota da Baiona, via. Però, quel che ha da fare lo fa. Senti, non farmi più pensare al mio Calimero, No, scusi, e chi è Calimero? È il mio uccellino. Ah, ma perché si mette anche il nome a... Per cosa lì? E perché il tuo, come lo chiami? Ma a volte quando vado in bagno così lo chiamo pistolino, sì, per dire. Mentre che come si fa, no? Per dire. Qui se c'è un pistola, quello sai tu. Ma piuttosto, ormai ci hai messo così tanto ad arrivare stamattina e per giunta senza comprare niente? Guardi, stamattina mi è già successa una disgrazia. Guarda, adesso è entrato lei nel discorso, se non... Non riesco neanche a raccontarglielo. E che ti è successo? Ho preso l'auto di servizio, no? Sì. Per andare dal tabaccaio, come lei mi aveva detto. Ho preso la macchina, sono sceso, ho lasciato il motore acceso e poi sono andato dentro per comprare la sigaretta. Mentre che uscivo ho visto due uomini che si sono infilati dentro la nostra macchina dei carabinieri e sono fuggiti. Mannaggia te, fuggiti con la nostra auto dei carabinieri! Ma almeno hai riconosciuto i ladri? No maresciallo, ma ho preso il numero di targa. Meno male, quello. Già se ne dicono sui carabinieri. Sì, ma non siamo mica stupidi noi carabinieri, no? Guarda che l'altro giorno ho comprato un puzzle, no? Sulla scatola c'era scritto 3-6 anni, io l'ho finito in un mese. Pensa te, eh? Anche il pale, eh? Sì, cosa è vabbè, comunque. Sì. Maresciallo, devo dire una cosa. Io, se non importa, uso sto computer perché io quelli portatili c'ho un po' di difficoltà. Cioè, non è... Cioè, riesco a scrivere sul foglio, no? Però poi non riesco più a toglierlo dentro. Ho già provato a smontare il computer, ma sono un po' nemico della tecnologia. Ma quanto sei idiota, Gustavo. Devo farlo, però... Tu sei il nemico della tecnologia. Non so, però non c'è... Ma niente. A proposito... Sì? Ho scritto sul mio computer questo verbale. Solo che dobbiamo stamparlo e metterlo nella cartellina della relativa pratica. Dopo ti prendi il mio computer e lo copi con la macchina da scrivere. T'hai già capito? Cioè lei l'ha scritto sul computer, poi io prendo il computer e poi lo scrivo. Poi lo copio con la macchina da scrivere, lo copio facciamo con... a stampare. Lo copio con la... Va bene, per carità. Ah, Baudassi, ecco qua. Che c'è? Guarda qua, che c'è? Ho messo il mio cane Rambo nel computer, guarda qua. Ma poverino, come ha fatto a farlo entrare lì? Ha messo la sua foto come sfondo, idiota. Ma che bel cane, ma di che razza è? È tedesco. Pastore. Pastore? Protestante? No, lui è buono, non protesta mai. No, ma è veramente bello. Ma c'ha il pedigree? Ce l'ha il pedigree? Il pedigree è tipo un proprio albero genealogico, si dice. Ma che pedigree? Lui pisce su tutti gli alberi che trova. Ma io ho paura dei cani, guardi. Oh. Io ho paura. No, paura. Povera Italia, paura dei cani, mo. Ho paura dei cani. Ma allora prenditi un cane più piccolo, che ne so, un bassotto. Oh, ma a me mi fanno paura, ho paura lo stesso io. L'altro giorno, guardi, per strada ho avvicinato un cane, l'ho accarezzato, mi ha morso un dito, sto maledetto. E l'hai disinfettato? E no, è scappato subito via quell'alzarone, come ho fatto a disinfettarlo? Scusa, eh.
Non ho potuto. Ma ascolta, abbondato. E prenditi un cane di peluche. No, ma non importa la razza, mi fanno paura tutti. Ah. Anche il mio vicino di casa, vedesse, si è preso un cagnone enorme. Ah, sì? Ma di che razza è? Ma non so, adesso che è un bestione grande, grandissimo, mi fa paura, paura mi fa. Ma che cane è? Alano? Sì, ce l'ha di dietro. L'ano? Cioè, cosa ce l'ha di dietro? L'ano, ce l'ha, l'ano. L'ano, ah, ce l'ha l'ano, sì. Ma vabbè, non Alano nel senso di Alano, Alano nel senso di Alano. Alano nel senso di Alano, cioè. Vabbè, comunque, volevo solo chiedere, ma perché visto che qua c'è sempre più pasticcio di cose, ecco, c'è un sacco di pratiche vecchie, non so, posso radunarle, hanno più di 20 anni, così faccio che, non so, negli scaffali non c'è più posto, di là tutto pieno, in cantina tutto pieno. Sì, splendida idea, appuntato. Secondo me puoi bruciarli in giardino, ma prima ricordati di fare, che prima di bruciarli è meglio di fare tutti una fotocopia, perché non si sa mai. Fare una fotocopia? Di bruciare per fare. Sì, vabbè. Li bruci e poi fai una fotocopia, okay, okay. Cioè, capito? Certo che lei è un po' intelligente, la maresciallo. Alana a testa col maresciallo lì. Alana. Io maresciallo ho un problema di salute, io invece. Sembra impossibile. È 3 settimane, puntualmente. Tutte le mattine alle 6 puntualmente faccio la cacca. Bene, che qual è il problema, appunto? È che me ne accorgo quando mi sveglio alle 7, il problema è quello. No, quello. Ma poi più che altro sono preoccupato per domani, maresciallo. Perché? Che ti succede? Mi è arrivato un avviso, l'esame del sangue, ma io non ho studiato niente, non ho fatto niente. Vabbè, ma non preoccuparti, vado a dormire sereno. Dice? Ma tutti hanno paura adesso, vaccini, esami, eccetera, eccetera, vabbè. Ah, Gesù, vabbè. Invece io, diciamo che per dormire non ho problemi, invece, meno male, ma invece un po' di tempo che mi sveglio, c'ho una sete, ma subito sveglio, non ho più voglia di bere. Ah, ma sai come deve fare? A te capitava anche a me? Lo dico io come deve fare. Allora, lei faccia così, un comodino da notte mette un bicchiere vuoto, un bicchiere pieno. Se si sveglia che ha sete, prende il bicchiere pieno, se si sveglia che non ha sete, prende il bicchiere vuoto. No? C'hai ragione, devo provare. Prova e funziona, e dopo si addormenta. Fatto io vedo quante volte. Vabbè, vado avanti qua, se no. Vai avanti. Comunque bisogna fare attenzione, lei se guarda la televisione, dicono che bisogna curare il proprio corpo, ma non è che poi magari tutte quelle cose che dicono fanno poi bene, Cioè, non dica mi. Per esempio dicono, le carote fanno bene alla vista. Ebbene? E prova a mettere una carota in un occhio, poi vedi, non vedi più niente, altro va bene alla vista. Ma bisognerà frullare lei lì magari. No, ma tu non lo dici proprio in frullare. Impiastricarlo su magari. Lo dici proprio vabbè. Vabbè, lasciamo perdere, vai. Allora, vediamo un po'. Allora. Qui, allora, volevo dirle che non mi risulta qua la pratica 442 bis, vabbè, comunque niente. Vabbè. Volevo raccontargli l'altro giorno che lei non c'era, cosa gli ho combinato, scusi, no. Era più forte di cosa gli ho combinato a Gargiulo. Ho voluto metterlo alla prova, quel boia lì. E che gli fa? E niente, gli ho detto, Gargiulo, guarda che oggi il maresciallo non c'è, quindi comando io, mi devi obbedire, voglio provare la tua intelligenza. Allora, adesso gli ho detto, adesso, proprio in questo momento, sai cosa devi fare? Allora, prendi, cioè vai a vedere in questo momento, vai a vedere a casa mia se io sono là. Gli ho detto. E lui mi ha detto, subito appuntato, vado e torno a riferirle se lei è a casa sua. Ma pensati. No, ma veramente. Ma cose, e poi ne dicono, come si fa? Ma un po' di intelligenza, auto di romano. Gli ho detto di andare subito a casa mia a vedere se ero là, da non credere. E lui è andato? Andato, sì. È partito subito. Ma che imbecille. E io ero lì, ero qua. Lui... Ma scusa, ma non faceva prima telefonare a casa tua e vedere se eri là? Non poteva telefonare, mentre che... Vabbè, comunque, ma è... Alle proprie naso, comunque, proprio naso. Altro che altro, pensiamo a lavorare. È meglio, una parola qua. Vabbè, ora, senti, ieri...
mi ha telefonato il capitano Minchietti. Ah già, già, mi ha detto. Per la pratica, aspetta che c'è un po', la pratica di estradizione di due stranieri. Gesù. Sono un uomo e una donna del centro Europa. Del centro Europa? Lui è cieco e lei è slovacca. Vabbè. Ma poverini, va. Ma è perché, poverini? No, dici che lui è borgia e chi è un po' vacca, poverini. No. Ognuno, ma che cavolo, hai capito? Puta, lui è cieco, cioè della Repubblica Ceca, e lei è slovacca, della Repubblica Slovacca. Ah, scusi maresciallo, ma io probabilmente ho una confusione geografica in testa, vabbè, comunque. Avessi solo quello. Allora, che giorno è oggi maresciallo? No, non lo so, stamattina non ho neanche guardato il calendario. Ma maresciallo, c'è il giornale lì, scusi, quanto giorno? Sì, ma c'ho il giornale, ma è quello di ieri, non hai comprato quello di oggi? Ah già, sai, quello di ieri non c'è scritto che giorno è oggi, è giusto, ragione. A proposito di ieri, ieri pomeriggio ho visto tuo zio Vincenzo, ma che gli è successo? Che andava in giro così, tutto col braccio teso così. Mia zia Teodora ha voluto fargli prendere il Viagra, è andato di traverso, è per quello che c'è, tirava col braccio così. Ma a proposito di braccia, ieri ho visto anche il parroco Don Vittorio col braccio ingessato. Si vede che lui gli sarà rotta la pastiglia del Viagra, che devo fare? Ma che Viagra? Ah, Don Vittorio mi ha raccontato che si è inciampato nel bidet e poi è caduto giù e si è rotto il braccio. Si è inciampato nel bidet? Sì. Scusi, ma che cos'è il bidet? Ma che ne so? Saranno 10 anni che non vado in chiesa. 10 anni che non vado in chiesa, non ho mai visto il bidet, vabbè. Invece mio cugino Ferdinando dice che gli è capitata bella. Che gli è successo? Niente, allora, si toccava qua, faceva male. Toccava qua, faceva male. Toccava qua, faceva male. Toccava qua, faceva male. È andato all'ospedale, aveva poi il dito rotto. È per quello che tutto dove toccava faceva male. Poi aveva il dito rotto, per quello. Vabbè, comunque, a volte sono cose che capitano, no? E boh, e fai, via. Ma poverino. Ah, già dimenticato. Sei chiodato, maresciallo. Sempre ieri. Faccio contro canch, pare, vai. Appuntato. Ieri? Fai così, rompi tu. Rompo? No, ieri, sempre il capitano, il Minchietti. Sempre Minchietti? Mi ha piantato una girata, perché l'altra settimana, durante la rapina in banca, mi siete fatti scappare il rapinatore. Oh, ma vi avevo detto di controllare tutte le uscite, capito? Tutte le uscite! Signora, sì, noi abbiamo controllato tutte le uscite, ma lei, il rapinatore è scappato dall'entrata, e che dobbiamo fare noi? Non avevo considerato l'entrata. E lei ci ha detto, controllate le uscite, e l'altro... è scappato dall'entrata, vabbè, comunque. Niente, comunque. Boh, sono cose che capitano. Tra l'altro posso chiederle una cosa, capitano? No, io non sono capitano. No, no, scusi. Ma non ce l'ha fatto. Ma io vede che io le voglio bene, voglio già farla capitano. No, volevo chiedere una cosa, ma è vero che da giorni che ci penso, Certo. Ma è vero che quando una persona muore mentre dorme non se ne accorge fino al mattino? È vero? Ma mio, appuntato! Per forza, appuntato, se non sta dormendo, come fa a rendersene conto? Già non se ne accorge? Vabbè. Comunque, sta salute, ma quando manca la salute, manca tutto, Bisogna ringraziare il Signore finché abbiamo la salute, eh? Hai proprio ragione. Sono frasi fatti, ma... Hai ragione. Mio zio, per esempio, già di nuovo un periodo che non sta bene, sempre mal di pancia, dolore, poi ha portato di qua, ha portato di là, ha preso un sacco di medicine, ma non gli hanno fatto niente, un po' mangia sempre tante di quelle porcherie, ma lei uno, perché lui che è un po' sburgiato, no? Come si dice in Piemontese, no? Ma sarà meglio che faccia qualche esame. Ma difatti il medico gliel'ha scritto, gli ho detto, solo che lui è impaziente, praticamente vuole sapere. L'altro ieri mi sono arrabbiato e ho detto, zio, ascolta qua, allora, è inutile che ti agiti, che sapremo tutto dopo che ti avranno fatto l'autopsia. Ecco, lì meno vedremo, lì così possiamo poi metterci una pietra sopra. Sì, dopo l'autopsia si capirà bene. Robetti, e io sono sempre stato un appassionato di medicina. Ah, ma lei è bravo, maresciallo, ci vede dalla faccia, Oh, che nebbiolina lei, è che lei farà carriera, lei, eh? Sa quanta strada farà lei?
quanti chilometri, vabbè, comunque. E niente. E vabbè, io comunque devo andare avanti qua. Allora, tra l'altro ho preparato il... Si ricorda il verbale della denuncia, là, aspetta, io ho preparato il verbale della denuncia, cambio occhiali, perché ho scritto un po' piccolo. Allora, vediamo un po' la cosa, là, aspetta. Quello del brigadiere capo Scaccabarocci, se lo ricorda? Cognato del vice brigadiere Salvemini, eccetera, che è venuto ieri. Ah, beh, leggi. Allora, io l'ho messa giù così. Io ho sottoscritto Scaccabarocci Ermenegildo, donato a eccetera. Brigadiere capo, eccetera. Cognato del vice brigadiere Salvemini, eccetera. Il giorno, eccetera. Sporco denuncia contro il signor De Mazzi Pasquale perché mi ha bocciato con la macchina. Sai che gli ha piantato una mina dentro. Sì. Boh, fai. E lui, poi, descrizione dell'evento, del sinistro. Vai. Ma per adesso va bene, vai. Sinistro però, è capitato a destra, però se è il sinistro, vabbè. Niente. Lui dice, io ero l'automobile, io ero quasi fermo. Avrò fatto circa i 90 all'ora, quindi praticamente era fermo. E un'automobile rossa mi ha urtato la parte posteriore posta davanti a sinistra. Io stavo tranquillamente viaggiando su una pista ciclabile quando ho visto improvvisamente che stava arrivando un ciclista contromano. Poverino, lui andava giusto però su questa ciclabile. Ho subito messo la retromarcia della foca, sono finito in un incrocio, dice qua il maresciallo. Fin qui va bene, ma appuntato, quando erano distanti la macchina e l'altro veicolo al momento dell'incidente, l'hai messo? Allora, prima di bocciare erano distanti, poi dopo l'incidente erano attaccati praticamente, ho messo così, va bene? Sì. Solo perché si è tutto... Lo dubitavo. Ma mentre stava guidando la macchina, il cognato del vice brigadiere era in auto e c'era qualcun altro con lui? Allora, c'era solo lui e i suoi quattro figli maschi, di cui uno femmina, tutti carabinieri, il più giovane ha 20 anni. Sì, quattro figli? O anche i nonni, vuole saperli? No, vabbè. Quanti sono maschi? Allora, quattro figli maschi di cui uno femmina, mi ha detto maresciallo. Ma il figlio più giovane, quello di 20 anni, quanti anni ha? Allora, quello più giovane, quello di 20 anni, dovrebbe avere, penso, 20 anni più o meno. Vabbè. Ma senti, torniamo un po' al luogo dell'incidente. Lui è rimasto lì finché se n'è andato, giusto? Sì, lui è rimasto lì finché non se n'è andato, sì, certo. E il conducente dell'altra auto, quella rossa, stava guidando? Lo ha descritto? Ha detto che era di media altezza e aveva la barba, io ho scritto. Così mi ha detto Scaccabarocci, non so. Ma era un uomo o una donna? Aveva la barba, penso un uomo. Ma dopo pochi minuti è scappato via con la sua macchina rossa, è fuggito. Sicuramente dal suo modo di guidare si è accorto che ha avuto che fare con un carabiniere, per timore. Ha avuto paura, è scappato. Ma è riuscito a prendere la targa? È subito sceso uno dei figli, però non aveva il cacciavite, non è riuscito a prendere la targa. Allora, è una bella sfortuna. Sì. Vabbè. Però non mi ha detto di che colore era l'auto rossa, quello che... Ma pianta la potasso, ma scusa, in un momento così, no, pensaci, in un momento così, il brigadiere capo, secondo te, ha avuto il tempo di vedere il colore della macchina, ma... È vero, già, perché non ho visto, perché... Vabbè, ma comunque, abbiamo indizi sufficienti. Comunque, il maresciallo è un tipo in gamma, come si chiama lì, il brigadiere capo Scaccabarocci. Scaccabarocci. Nonostante non sia più tanto giovane. Spero io di essere come lui alla sua età. Gesù. Spero di rivederlo presto. Poi. Vediamo un po'. Questo posso metterlo via allora? Sì, quello mettilo via. Vabbè.
Boh, allora, questo è ancora da finire, poi... ieri guardavo... No, ieri l'altra sera ho fatto vedere una... Ha visto quella su Canale 5, quella signora di 95 anni che è andata... Che cosa ha combinato? L'ha detto il TG5 lì? Ah, sì? E... Niente, è andata, questa vecchietta è entrata in un famoso ristorante di Roma e ha rubato due libri di ricette, ma pensa, ma, un nuante si incava. Ma al giorno d'oggi se ne sentono di tutti i colori. Adesso, dopo è stata arrestata, eh? Sì, ma pensa a te, rubare due libri di ricette, adesso l'hanno accusata di ricettazione, eh? Hanno preso forza, ma delle ricette. Ma è il minimo. Vabbè. Vabbè, comunque, vabbè, andiamo avanti. Chissà quando rivedrà la libertà. Chissà, a proposito di libertà, cos'è che dicevo lì? Cos'è? Non so, sarà ma due anni, ma forse anche di più. È un sacco di tempo che non vedo più non ho più visto il portiere del suo palazzo, né il signor Giorgio. Ma lascialo perdere, povero Giorgio, È stato più di mese più di un mese in coma, pensa. È sempre in viaggio quello lì, eh? Madonna che roba, vabbè. Adesso ho visto che c'è un altro che fa il portiere nel vostro palazzo e fa anche il giardiniere nel nostro giardino. Sì, i nostri palazzi sono uno davanti all'altro e il giardino è in comune. No, Maricello, non è in comune ce n'è un altro giardino. Ma non il giardino del comune, idiota, in comune, cioè sia il palazzo dove abito io e quello davanti al mio dove abiti tu e hanno sto giardino in comune, no? Ma sei duro, è di comprendogno? Non capisco tanto. Lo intuito. Comunque stavo dicendo che ieri ho visto sto, come si chiama, sto giardiniere lì, nel giardino, si è messo a potare le siepi, solo pensare mi viene da ridere, guardi, eh? Ma che c'è da ridere? Vedere uno che pota le siepi? No, ma non è per le siepi, maresciallo, era lì con le cesoie, no? Che voleva, ha finito di potare le siepi, stava cercando di tagliare lo zampino della fontana lì in mezzo al giardino. Ma che voleva fare? Ma tagliare lo zampillo della fontana? C'è riuscito? Ma non c'è riuscito, e c'era anche il cartello con scritto acqua non potabile lì. Però non ha letto il cartello, forse un po' tutto. Mamma mia, ma quanto è tonto quell'individuo! Vabbè, comunque. Allora. Maresciallo, scusi, ma sembra già a me, ma perché? Quando, no, scusi l'invadenza, ma per grattarsi la testa non si toglie il cappello. Bravo te, perché quando ti gratti il sedere ti togli i pantaloni. Scusi, ma sono un po' stanco, un po' esaurito, guardi. Tra l'altro, se posso permettermi, sai che non chiedo mai niente, ma avrei bisogno, avrei una piccola richiesta, ne approfittirei, se lei è così gentile per farmi questa cortesia. Avrei bisogno di due giorni di licenza. Due giorni? Un giorno. E cosa devi fare? Devo andare con mio cognato in Francia, col camion. In Francia? Col camion? E a che fare col camion? Perché sa che fortuna mio cognato, ha vinto un soggiorno a Parigi, dobbiamo andare a ritirarlo. Solo per quello, se mi dà due giorni il permesso. Posso? Va bene. Grazie. Ma scusami, ma con tuo cognato, cioè il fratello di tua moglie? Sì. Ma a proposito, Paudas, ma come va con tua moglie? Io sai, no? Vi vedo spesso dalla finestra del mio alloggio, che discutete sempre, ma animatamente, proprio. Guarda, mia moglie non mi capisce, è inutile. Guarda, ce l'ho qua, guarda, la conosci mia moglie, eh? Sì. Non è patita, né? Niente, No. Maresciallo, sono sempre le solite discussioni familiari, mia moglie non mi capisce. Pensi che l'altra sera, dopo la riunione, sono tornato a casa, lei stava dormendo nel letto della più bella, arrossava come un ghiro, ballava persino il lampadario della stanza. A un certo punto ho guardato sul comodino da notte, ho visto che si era dimenticato di fare una cosa importantissima. E che la ronfava. Allora l'ho svegliata, lei mi ha riempito di botte. Ma perché l'hai svegliata?
Cosa si era dimenticata di fare? Non aveva preso il sonnifero per dormire, eh? Allora poi mi ha picchiato. Ah, ste donne, ste donne. Guarda, la mia mi rinfaccia sempre, questa cosa mi rinfaccia sempre mia moglie, che non gli faccio mai regali. L'altro giorno sono andato alla Coop, basta, gli ho comprato l'iPhone. Un iPhone? Oh già. Mannaggia Baudasso, ma è alla grande, No, ma sei pazzo. Ma sì, se no mi fa una stufia. Un regalo così per tua moglie, dopo che ti tratta spesso male. Ma... vabbè, però, almeno stavolta non potrà dire, stavolta mi sono lanciato e non potrà più rimproverarmi niente sicuro, Ma gliel'hai già dato? Gliel'hai già dato, dico l'iPhone, ma si sa come sarà stata felice, tua moglie? No, ce l'ho qui ancora, glielo do stasera. Ma sono curioso, quando hai speso? Tra una cosa e l'altra, belle 11 euro. 11 euro? 11 euro, sì. Ma che iPhone è? Un iPhone giocattolo? No, è di marca, della Termo Z, scherza pa, ui. Termo Z? Ma la Termo Z non fa fare i tastino? No, io non so se fa anche fare il tastino. Quanto della Termo Z? E penso di aver fatto un affare, perché guarda qui, questo qua è l'ultimo modello, vedi? Un iPhone così è proprio nuovo, questo qua c'è il suo cavo, vedi, finché arriva. Ma questo sarebbe un iPhone, è un phone, ma è un somaro, ma... Come un phone? iPhone? iPhone? Tu ce l'hai? Perché mi ha detto, ce l'hai il phone? Sì, ce l'ho a casa il phone. E lei voleva un iPhone per asciugarsi i capelli, mia moglie. Le serve un phone a tua moglie. A phone, senza l'hai? Senza l'hai? Ma col phone? Dai. E mio piango l'hai col phone. E ho sbagliato, vabbè. Dice che non sarà contenta, me lo tira dietro, eh? Allora è meglio che me lo tengo io, me lo sterma in qualche cassetto. Oh, ma vedi, io sai qual è il mio problema? Che io non ho studiato le lingue. Studiato quello le lingue. Il problema. Adesso mia moglie mi darà via di nuovo un'altra strapazzata, che qua. Su fregati. Perché la mia spesso pianta via delle strapazzate. Anche la sua? Ma a me da un orecchio entra e dall'altra esce. Ma come fa a far entrare sua moglie da un orecchio? Non è più dentro. Fa dentro. Ma che hai capito? Ma non mia moglie, le strapazzate. Le strapazzate? Ma sai, no, com'è Paupasso? Le donne vogliono essere le padrone di casa e comandano bacchette. Ma lei... Posso permettermi? Ma lei gli vuole bene sua moglie? Ma che domande, ma già... Vabbè. E vi ho visti lunedì sera dalla finestra? Sarebbe meglio che le chiudeste le finestre, le tapparelle? Ma perché? Ho visto lunedì sera, maresciallo, cosa stava facendo con sua moglie? Gilardino! Arte che è un bel boia lei, Ma quando? Lunedì sera? Lunedì sera, sì, detto che ne avete fatti diversi, eh? Persino mia moglie diceva, senti il maresciallo e sua moglie come cantano tutte le vocali, Ma guarda che tu e tua moglie avete preso un abbaglio, Come un abbaglio? Io lunedì sera ero alla riunione degli ufficiali. Era la riunione degli ufficiali? Ma scusi, ma sua moglie era a casa? Certo che era a casa, dove vuoi che fosse? Ma il suo non è quello, l'alloggio che ha le tettine rosse? Certo, rosse, rosse come la fiamma dell'arma che mai si estingue. E ho visto maresciallo che sua moglie era tutta infiammata, ho visto che era infiammata. Ma allora scusi, ma quello che ho visto con sua moglie... Ma non ero io, ti ho appena detto che allora riunione degli ufficiali, sei tu, la riunione degli ufficiali. Piuttosto dovresti guardare un po' di più tua moglie, l'ho vista molto dimagrita, sai? L'ho vista molto dimagrita, secondo me dovresti farla mangiare. Sono d'accordo, ma da chi? queste donne poi sono tutte uguali, sia le italiane che le straniere. L'altro giorno, combinazione... sono andato a tagliarmi i capelli, ho letto il Corriere della Sera, non lo leggo mai il Corriere della la Sera, c'era scritto che una donna di Liverpool, non riesco neanche a dirlo, Liverpool, sa dov'è Liverpool? Sì. Dopo Rivarolo, no? Sì. Sempre giù,
Poi va sempre detto, quando avete scritto Liverpool, lì è arrivato, no? Bolle, fai. E comunque questa donna qui, pensi, ha lasciato suo marito di 40 anni per un miliardario di 80, ma è di Liverpool. Un mio amico mi ha detto che a Liverpool ci sono solo giocatori di calcio e prostitute, basta, a Liverpool. Appuntato? Vorrei solo ricordarti che mia moglie è di Liverpool. Ah sì? Hai di Liverpool sua moglie? E sì. In che squadra gioca? Sua moglie? In squadra gioca? Mia moglie non gioca in nessuna squadra, mia moglie vive con un carabiniere! Che cavolo! Oh signore maresciallo, ma ha scoperto chi è? Ma chi? Che vive con un carabiniere sua moglie. Ma sono io, devi dire che te. Ah io. Ma sai com'è? Mia moglie è fedelissima. È fedele sua moglie. Sì. Pensa che mi ha già dato 4 bambini. Madonna. E l'altra sera sai cosa mi ha detto? Che è di nuovo incinta. Oh signore, ma lei ha qualche dubbio di chi sia stato, maresciallo? Ma io, chi vuoi che sia stato? Io! Scusi. Ma quanti figli, maresciallo? Un altro pargoletto. Via questo, un altro mio fresco, Comunque i figli mi danno tanta felicità. Ah, sì, è vero. Pensa, c'ho mio figlio, il più piccolo, l'ultimo nato, mi dà tante di quelle soddisfazioni. Oh, già, è bello, quando sono piccoli così. Pensa che è da 4 mesi che cammina. Mamma mia, che santo, sei arrivato, Quattro mesi che cammina, ma Gesù. 4 mesi che cammina, non che è da 4 mesi che è in viaggio, mio! Ah. Cioè una testa che. Cammina adesso. Ho capito. Scusa. Lasciamo solo per. Vado avanti, maresciallo, scusi. Ma vedessi com'è robusto e forte, Ha 1 anno e 3 mesi e tiene già alzato un mattone. Mamma mia! Il mio ha solo 3 mesi e tiene alzata tutta la famiglia, pensi, vabbè. Comunque, guarda, io maresciallo, ho un cugino che è nato in Inghilterra, Meno male che io sono nato in Italia, perché se nascevo in Inghilterra, io l'inglese mica lo so. Mio cugino è nato là, ma io sono nato qua, allora. Vabbè. Ma vorrei far con te. Capisco proprio come hai fatto a diventare un carabiniere, sai? Non so. C'hai l'intelligenza, c'hai una testa che. Resta bussato? Vado io ad aprire. Sempre. Maggia. Ma è puntato, rispondi tu, io non ci sono per nessuno. Pronto? Comando carabinieri di Locanetto? Il maresciallo mi ha detto di dire che non c'è per nessuno. Maresciallo? Dimmi. È suo figlio Martino. E che vuole? Deve fare una ricerca, ma non sa una cosa, vuole chiederla a lei. Dimmi. Cosa vuole sapere? Chiede dove sono le piramidi. Oh, ma che ne so, sono ancora in ufficio, ma le avrà messe via sua madre, no? Ma digli che quando arrivo vado a cercarle, no? Va bene, maresciallo. Il papà maresciallo dice che appena arriva a casa va a cercarle, va bene? Ciao Martino, saluta la mamma. Ciao. Sti figli, se non ci fossi sempre io, non sanno mai dove mettono le cose. Stai a fare, maresciallo, puntata. Ma tra l'altro, quell'altro giorno ho visto lì, Martino, ma è grande per avere 9 anni, 8 anni a Martino, 8. No, ma già l'anno scorso mi ha detto che ne aveva 8. Ma sì, ma è stato bocciato e ha perso un anno. È così? Capito? No, capo. Vabbè, ho capito. Vabbè, tra l'altro devo sgridarti, sai? Perché? Cosa ho fatto? Non dovevi mica dirmi com'è andata l'altro giorno a casa mia? A casa sua? Sì. Per cosa? Ma... Sai, no? Ti ho mandato a casa mia a controllare. Per controllare sua moglie? Mia moglie, mentre ero via qualche giorno.
Ma no, ma io sono stato là tutta la mattina, tutto a posto, tia tranquilla, sua moglie, tutto tranquillo, scusi, sua moglie è fedelissima, come l'arma, Non deve essere troppo geloso, maresciallo. Sì, ma c'è sempre un via vai in quella casa. La casa sua? Il tubista. Il tubista? L'antennista. L'antennista? Il verduriere. Verduriere? Il panettiere. Sì, ma sono passati diversi di quelli che hai detto appena adesso lì, ma tutto è tranquillo, la casa sua però, ce l'ho io, Ma racconta, Pautasso, ma sei stato discreto, cioè, senza che mia moglie si accorgesse che tu eri, ti avevo mandato io lì a controllarla. Guardi, stia tranquillo, maresciallo, perché io ho detto a sua moglie che ho dovuto stare lì perché per uno sbaglio di trasmissione, ecco, doveva arrivare un pacco per la caserma, ma purtroppo lei aveva sbagliato l'indirizzo e allora con la scusa ha detto no maresciallo, ma devo stare qua e aspettare il pacco e poi l'avrei portato qui in caserma. Ma dimmi, ma lei si è insospettita? Buono uomo, ma per chi la? Ma no, ma mi ha fatto accomodare in salotto, ma per carità. Dopo un po' ha suonato il campanello. E chi era, dimmi? Era il tubista. Ah. Sua moglie mi ha detto che si era guastato il tubo dello scarico lì, lo scarico del lavandino, del bagno. Scarico del lavandino? Tranquillo, non è maresciallo, ma io è arrivato il tubista, ma sua moglie mi ha fatto stare sul pianerottolo fuori, Aspetto lì, devo aspettare il postino che arrivava il pacco. E lei? Da sola con l'idraulico? Maresciallo, ma che gelosone, ma no, ma sua moglie è stata bravissima. Pensi che nella mezz'ora che è stato dentro il tubista, mezz'ora, sua moglie è andata ad aiutarlo perché da solo lui non riusciva, poverino. Allora sua moglie gli teneva sul tubo. È stata brava. Che brava donna mia moglie. Ma ha fatto tutto quello che poteva lei, E lui era contento, il tubista. L'ha mai trovato a fare bene? Sai che a volte da solo il tubista ti fa cosa apposta, no? Sì, sì. Sua moglie si è prestata molto. Ma hai pensi sentito, che mentre il tubista andava via ho sentito che gli diceva sua moglie grazie signora, mai nessuno mi ha tenuto sul tubo come lei. E non sembra, ma sono soldi che risparmi, eh? Se uno si aiuta, vengono i tecnici a casa, Ma che santa donna, Ma io che sono carabiniere l'ho capito, Su panciula su panciula. Ma mia moglie è una santa donna. Già da giovane se poteva aiutare qualcuno. Ma se poteva aiutare qualcuno, per carità. Dopo un po' poi è arrivato l'antennista dopo. E a fare cosa? Ma sua moglie mi ha detto che la televisione c'erano dei canali che non prendeva più. Capito. E allora io ho dovuto aspettare fuori di nuovo sul pianerottolo. Mi ha fatto stare sul pianerottolo fuori e aspettare il postino. Sua moglie è stata dentro lì. Sai quanti canali hanno preso su lei? Lui e sua moglie. Prendeva di tutto prendeva. Bravo. Che brava la mia Mary. La mia Mary? Mary. Poi via l'antennista era in salotto con sua moglie, suona il campanello. Arriva il panettiere anche. Allora io cosa ho fatto? Sono di nuovo uscito fuori sul pianerottolo, mentre il panettiere gli dava il pane a sua moglie. Sai che miciulan come si dice? A mia moglie piace tanto lo sfilatino integrale. Sì, gliel'ho dato integrale, stia tranquillo. Ma perché così non fa ingrassare, anche per i trigliceridi, questo roba lì. Che è successo? Ha fatto bene. E no, poi io, ho visto che era più tranquillo, perché io stavo sempre fuori sui pianerottolo. Poi mentre stavo andando via ho visto che arrivava l'elettricista, sua moglie l'aspettava perché era guastata la lavatrice, hai fatto bene la centrifuga. Io gli ho detto, vuole che mi fermi che ci do una mano all'elettricista? No, mi ha detto che faceva tutto lei, perché lei è brava, ma generosa, davvero. Ma quella formula lì è generosa, Davvero? Ma per carità. E io ero geloso. Ma lei non deve essere geloso così, maresciallo. Ce ne fossero di donne come la Ma ce ne sono, maresciallo, ce ne sono. Comunque. Tra l'altro, a proposito di lavatrice, devi poi portarmi in lavanderia la giacca, perché l'altro giorno, quella che è di là dello sgabuzzino, perché ieri l'altro un uccellino mi ha scaricato sulla spalla. Ci ha cagato, gli ha fatto una scaricata. Che ridi, c'è da ridere, che ridi. Mannaggia st'uccello.
proprio sopra di me doveva volare per fare i suoi bisogni. Ma gli uccellini volano in cielo, eh. E ringrazi Dio che non ho fatto volare le mucche, se no, vedi cosa gli capitava a Gesù, ma per carità di Dio. Su questo c'hai ragione. Vabbè. Vabbè, ma un'altra cosa, oh, sì. Chiama il negozio di sartoria, sì, e ordina una camicia bianca, perché sai, no? Nello scaricamento del pennuto anche la camicia, anche la camicia macchiata di ma fallo subito, macchiata di cacchina, sì. Aspetti che guardo qua il numero, la camicia, te lo ricordi il numero della sartoria? Pronto, sartoria qui la caserma dei carabinieri. Ha puntato Pauta sul telefono. Il maresciallo Caccamo mi ha detto di ordinargli una camicia bianca, anche bianca, perché anche nello scaricamento del pennuto, che mentre lui passava, che aveva la giacca e la camicia, che gli ha cagato di un uccello, la sua camicia è stata macchiata di cacchina uccellifera. Va bene. Il maresciallo mi chiede la taglia. Ma no, digli che la prendo intera. No, il maresciallo dice che la prende intera. Ma no, maresciallo, la taglia, nel senso la misura, no? La misura, facciamo una M come maresciallo. Allora, un M come maresciallo, grazie, posso poi ritirare. Grazie, Quando poi? Una settimana, va bene, tra una settimana, ok, va bene. Arrivederci, salve. Tutto a posto, maresciallo. Bene, vai poi tu, Paupasso, ritirato. Molto bene, vado io. Allora. Vabbè. Allora, ha detto, me lo segno, perché sennò poi non mi ricordo. Allora, quindi la prossima settimana. Allora, oggi è 7, 14, 21, 28. Non me lo ricordo, ah già, perché non abbiamo comprato il giornale. Allora io segno qua una camicia bianca da ritirare in camiceria in sostituzione della camicia bianca che il maresciallo indossava sotto la giacca nel frammente che camminava e un uccello ci ha cagato sopra questa camicia. Scusi maresciallo. Volevo chiederle, poi se, mentre vado poi a ritirare la camicia lì vicino, volevo andare solo a salutare la zia Pina, se la ricorda la signora Pina, sì. la zia del che era il brigadiere Scaccabarozzi, adesso è a casa. Ma perché era all'ospedale? Ma l'hanno portata l'altra settimana, non l'ha sentito? No. Ma poverina. Ma vabbè, forza di mangiare, poverina, è diventata enorme. Enorme? Una macchina praticamente. Un trattore, una macchina. Mi ha detto il brigadiere che pesa 240 kg, pensa. Ma pensi che l'altra settimana è stata male, l'ha portata in ospedale, era talmente grassa che l'ambulanza ha dovuto fare due giri. Pensa, poverina. Poverina davvero. E vabbè, comunque. Senti, ha puntato. Ma che ne dici se andassimo a farci un bel caffè? Ah, sì, ci andrebbe proprio un bel caffè, Tanto noi qua. Allora, andiamo a prenderlo. Arriviamo, 10 minuti, Arriviamo. 10 minuti, andiamo a prendere il caffè e poi ci vediamo dopo, Allora. A dopo. Devo risolvere la questione con mia moglie. Perché forse è vero, sai, la trascuro troppo. Che devo fare per riconquistarla? Non so, dimmi tu, sei esperto, aiuta.
Io non saprei, magari provi ad essere un po' più presente, non lo so, magari gli facci qualche regalo, no? Di più, tipo una, non so, potrebbe comprargli, sua moglie piacciono le pellicce. Sì. Tipo una pelliccia di vero visone, macchiato, plastificato, qualcosa così, no? Magari qualche oggetto un po' originale, un po' particolare, ecco che potrebbe andare bene. Ma forse c'hai ragione, sai, sì sì. Ma devo organizzare l'approccio, no? Con lei, dico, e dimostrarle che sono il miglior marito del mondo. Ah, appuntato, pensa. Aspetta, mi è venuta un'idea. Cosa? Facciamo una cosa. Cosa? Facciamo una prova. Una prova. Che prova? Una simulazione d'approccio. Capisco sempre meno. Ora ti spiego. Ricostruiamo qui l'incontro con mia moglie. Va bene, maresciallo. Vuole che la chiamo? Ma che hai capito? Ho appuntato. Tu farai mia moglie. E io proverò a dimostrarle che sono un marito eccezionale. No, io farò sua moglie? Sì. Cosa vuole fare? Ricostruire? Sua moglie. La chiamo? Ma no, ma... Ma io non so come si fa a fare sua moglie. Ma usa un po' di fantasia, no? Ascolta, io adesso vado in bagno, vado in bagno, mentre tu cerca di immedesimarti nel personaggio. Ricordati che mia moglie è metà inglese e metà italiana. Ah, hai capito? Sì, metà inglese e metà italiana. Metà di Liverpool e metà di Balmella. Di Balmella. Chiaro? Chiaro. E si chiama Mairi. E si chiama? Mairi. Mary. No, Mairi. Mai. Mirella in italiano. Mirella in italiano, capito. Ma tu, Baudasso, sai parlare un po' d'inglese? Parlare un pochino, ma lo fischio molto bene però l'inglese, eh? Fa lo spiritoso. Sì, tu también l'inglese. Fa lo spiritoso, Baudasso. Senti, io vado, E cosa faccio? Mi metto qua? Ma sì. Faccio sua moglie? Sì, io tra qualche minuto, no, sarò di ritorno. E non troverò più qui l'appuntato Paupasso. Dove vado? Ma la mia dolce Mairi. Ahia! Hai capito? Ma arriva qua sua moglie dopo? Scusa, ma ci sei o ci fai, mi chiedo. Ma ci fai? Ti ho appena detto. Che t'ho detto? Sono un po' confuso. Vabbè. Ho perso il cappello, maresciallo. Vado a prendertelo. Intanto fai mia moglie. Non per altro, perché c'avevo la testa dentro. Sì, vado io. Avevo la testa dentro. Ah, allora lasciato. Ah, scusi. Vai. Grazie, scusa. Allora, ma se tanto se devo fare sua moglie non ci va il cappello, no? Io vado in bagno però adesso, perché c'è un turbine qua. Vai in bagno con sua moglie? Sì, no, vado. No, ma io devo fare la moglie del maresciallo. Ma io come faccio a farlo? Metà inglese, metà di Balmella. Oh signore, ma come posso fare? Parlo un po' inglese e un po' balmellese, no? È più difficile l'inglese o il balmellese? Boh. Mirella. Detta Mairi. Vediamo. Hello. Inglese. Ciao, balmellese. Yes, se balmellese va bene, sì. Ah, Miss Mirella, sulla pipera balmella. I'm from Mirella, pipera balmella. Tu sei in bella, ma su bella. E su Mirella, what's your name? My name is Mirella, la pipera balmella. What's your name? Ecco, già di prima, fuori basta, buono chiuso. E niente, e cosa fa la funa da maresciallo, a parte andare, che ci dà una mano, a guarda le telenovela, ha scritto il D, perché cosa fa? A guarda, su Mirella, Pepe la Balmella, mi guardo sempre Il Segreto, Beautiful, bellissimo, e poi l'altra, e Uccello di Rovo, se ti vedo ti provo, Olimpiasta Macula lì, se. Ma pensa se devo fare la moglie del maresciallo, ma io, eppure gli ordini sono questi, sennò poi
mi salta la promozione. Allora io sono la povera moglie del sono la povera moglie del maresciallo Caccamo, eh? Allora io devo entrare nella parte, mio marito mi trascura, è cattivone, e cattivone non mi guarda, non mi compra mai i regali, ecco, meno male che c'è sempre qualcuno che viene a trovarmi, già. E Giovanni il tubista che di tubi ne ha sempre giù una lista. Qui è Marino, il panettiere, che c'è pure un bel sedere, Marino. Qui è Luciano, l'antennista, che con anche il vento appana fino alla vista. Luciano, l'antennista. E poi c'è Franco, il macellaio. Con lui, per scappare con lui, io romperei anche il salvadanaio, dal teso mio. Poi c'è Marino, il pasticcere, quando arriva, vediamo sempre assieme un bicchiere. E Arturo Sacrestano mi prende sempre per mano, no, no, e poi c'è Gervaso, il pompiere, quando lo trovo è sempre un piacere, per carità. Io ne ho di amici di tutti i generi, né? Quando arriva Gervaso, il pompiere, mi fa provare la manichetta, rimango tutta interdetta. Comunque, poi c'è Sergio l'ortolano, lui è proprio al cuore caldo, è sempre un vulcano, ma non parliamo di Ugo, Nere, di Colante, che mi prende in braccio seduta stante, comunque, e Gilberto l'avvocato, poi è stato bello quel giorno sul prato, comunque, niente. Un altro che mi piace tanto è anche Piero, il farmacista, non so se è meglio lui o l'oculista, comunque, vabbè. Sono tutte professioni, ma noi di Liverpool sentiamo le passioni proprio. Non dimentico mai la mia parte italiana, però, è quella vera e nostrana, perché mi sono Mirella è la più bella balmella, io sono in bella ma sono bella. Mirella, Palmella, comunque, boh, io adesso provo. Mirella, che cappella, Mirella. Mirella Palmella, Mirella. Tanto farla arrabbiata perché a lei è incavolata nera quel maresciallo. Eccola. Ma sarà mica caduto nel gabinetto che non arriva più mio marito? Cenzo! Ciao cara. Tutta arrabbiata. Come stai? Io meno. Che meno? Meno di più. Sei molto arrabbiata? Sì. Perché ti lascio sempre sola. Con me, se con Palmella, eccetera. Ti lascio sempre sola. Sempre sola mi lasci, ecco. E non viene mai nessuno a trovarti? No, no, qualcuno a trovarmi viene, per carità. Mi slagavo abbastanza da trovarti. Mi slagavo abbastanza. A lunghe sere che non passavo da sola. Ma no, cara. Vedi, quando eri anche andavi sempre con là a fare le riunioni. Ma no, cara, ma non fare così. No. Non far così. No, ma sono arrabbiata, Emi. Sono incazzata bestia. In inglese mi castigo, però. Incazzi volle su, abbastanza, però. Ma no, dovevi pensarci prima, mi devi stoppa. Inglese non mi capisco, comunque. Meno male che al mattino viene sempre Giovanni tubista. Io lo aiuto, gli tengo sto sifone. ma ancora non hai riuscito a sistemare il bagno? Eh? Ma davvero quello non capisce un tubo? Capisci, lascia fare. Meno male poi passa Martino che mi porta il pane, no? Mezza mattina lo pigno. A me il Michulan e a te il cornetto che porta. Marino, il panettiere. Ma che bravo, Martino. Bravo. Mi passa un giorno l'antennista, già. Era ora, non si vedono più canali. Sai quanti canali mi ha fatto vedere Luciano? Anche in 3D, giochi a vedere Sabba, 3D. E tu invece non prendi più neanche delle cupole. E Franco, il macellaio, mi fa sempre i salami freschi fatti con le sue mani. Forza di mangiare tutti questi salami, ti vengono poi i problemi cardiovascolari. Ti preoccupa di me, non pensate alla mia salute.
A volte anche poi nei pomeriggi, mi trovo tan lunghi i pomeriggi, passa sempre Mario, il pasticcere, a far cannoli, ripieni, che disobbediente. Brava, il colesterolo così, da butto. E Gilberto, l'avvocato, ma bravo, mai una causa, non mi fa perdere. Bravo Baudasso, hai proprio fatto bene la parte di mia moglie, bravo, bravo, bravo. Grazie, grazie. Fatto bene? Sì, sì. E che non ho esagerato, No, appunto. Perché d'altro. Ma non è che stai un po' esagerando, appunto, tutte queste visite a mia moglie. Ma li ho visti io, maresciallo, li ho visti io. Ma quando mi ha fatto andare a casa lì. Controllare sua moglie. Ma mi avevi detto che erano solo visite per lavoro. Ma ovviamente, erano solo visite di lavoro, no? Vabbè. E che lavoro? No. Comunque, provo a riconquistarla. Provi a riconquistarla. Vedrai, dopo questa dichiarazione, torneranno a sventolare le bandiere da Samir. Sì, le bandiere sventolano. Oh già, a proposito di bandiere, appunto. È da alcuni giorni che, devo dirtelo, ma mi dimentico sempre, hai notato che la bandiera che abbiamo all'ingresso lì è tutta rotta. È vero, è brutta, sta male proprio, sì. Chiama subito e ordina una nuova bandiera, dai, subito. Sì, chiamo subito. Ma dire la verità, l'ho già notata l'altra volta, però. Allora, vediamo, aiuto. Questo mi ricordo il numero. Pronto? Stazione dei Carabinieri di Locanetto. Salve, avrei bisogno di una bandiera nuova. Sì, come la desidero, italiana, no? Chiede come la preferisco. Ma perché? Come ce l'hanno? Maresciallo chiede come ce l'avete? Maresciallo, penso che mi stiano prendendo in giro. Dicono che ce l'hanno verde, bianca e rossa. Ma beh, boh. Prendi la verde. Va bene. Allora, maresciallo mi ha detto di prendere la verde. Allora, va bene. Ha staccato maresciallo. Sì. Vede? Ma perché oggi non va le linee? No, ma poi sono antipatici. È caduto la linea. Vabbè, ascolta, Baudasso. Prendi carta e penna. Sì. E scriviamo la lettera di congratulazione al Presidente della Repubblica. Sì. Lui, non l'altro. Lui. Quale? Quello con la X o l'altro? No, l'altro. Ah, quello nuovo? La X. Ah, ci scrivo. Ah già che mi ha detto che. Ho visto, perché bisogna scrivere praticamente tutti i marescialli. Poi l'ha letto, no? Tutti sì. I marescialli devono scrivere una lettera di congratulazione. Che pensi lei come farà il povero presidente a leggere tutte le lettere? Ma non però noi ce le impippiamo e la scriviamo. È vero? Allora, vediamo un po'. Ma come possiamo iniziare? Ma fai tu un Baudasso, io sono più bravo in matematica, in italiano sei tu che... Va bene, allora io direi, faremo così. Allora qua io in italiano è una bomba, eh? Ah, ce lo dico io. Allora iniziamo a scrivere così, vediamo un po'. Allora, caro presidente mozzarella che non è altro. Ma che mozzarella? Non si chiama mortadella. Mortadella. Sergio mozzarella. No, mortadella. No, scriviamo così, caro presidente mozzarella in mortadella che non è altro. Io, poi metterei, io le dico così a mente, poi la scriviamo, io scriverei. Io sottoscritto Vincenzo Caccamo, vengo con questa mia, dove che le vogliamo esprimere le sentite condoglianze per la. Va bene, per la sua premiazione d'onore che ha avuto nell'ambito del suo lavoro di Presidente della Repubblica Italiana. Potrebbe, Sì, bravo, Baudasso, bravo. Aggiungi. Ma allora la scrivo qua al computer. Aggiungi. Noi. Per nostre condoglianze. Va bene, poi? Cosa aggiungi aggiungo? Così. Noi. In caserma, dove che siamo i carabinieri a servire. Carabinieri con due B, mi raccomando. Carabinieri, metto tre perché sa mai. Sarebbe meglio sabundare quando è vittima quella là. A servizio del nostro territorio.
puntini, mettigliene sei, perché tre non basta. Puntini, sì, ma non devi scrivere. Mettigliene sei. Bene, poi? Vogliamo esprimergli, ci va la E davanti o no? No, ma metti esprimerle. Metto solo spremerle. Vorremmo esprimergli la nostra vigilanza, anche se siamo distanti. Anche se, virgola, capo apostrofo, siamo distanti. Puntini e puntini. Perfetto, va bene. Bene. Così, ma perché cos'è che è stato premiato il presidente? Premio nazionale per la cultura italiana. Cui un papà. Devo tradurlo in italiano? Meglio di no. Testicoli del genitore. Bene, molto bene. Poi? Scherzo, ovviamente, non scrivo queste cose. E poi? Allora, ecco, io poi metterei e scriverei ancora. Lei? Ripeti, io sto qua. E per questo premio, la cultura, grazie al quale lei ora è diventato un culturista, no, sì, perché appunto qua, noi siamo felicemente contenti per lei. E se lei è d'accordo, maresciallo, io ho studiato una frase, ma dire la verità l'ho già studiata ieri, non so se può andare bene. Una frase semplice, finale, che chiude questa cosa. Io scriverei, caro presidente. Chiunque ha voglia di far bene nel comportarsi della nostra dedizione in ogni competenza della giornata è una serietà per i giovani e i meno giovani che mentre che studiano continuano a impegnarsi perché ogni divertimento al di là di ogni studio o lavoro è una serietà nel divertimento. Sì, non ho capito nulla di quello che hai detto. Ma... grazie presidente e stia bene. Poi mettiamo alla fine, che secondo me fa sempre bella figura, perché quando vai a colpire lì nella salute, metterei un accenno alla salute. Presidente, se riguardi, sappiamo che purtroppo lei soffre di prostituta. E ma no, proprio prosta, vai via, prosta. Ma cosa dici? Ma vuoi fare l'indicenziale? Che scemo, mi picchia solo. E prenda le pastiglie la sera e beva sempre tanta acqua, quella dell'uccellino che fa far tanta più. Devo maresciallo, Caccamo, eccetera, eccetera, i carabinieri, tutti della stazione di Locatello. Che ne dice? Sì, bravo. Pensavo che così poteva andare bene. Penso possa andare bene, sì. Ah, vabbè. Vabbè, preparala, poi la firmo la spedisci. La scrivo qua al computer? Ma sì. E poi lei come? Poi fa? La coppio con la macchina per scrivere. Ah. Allora, è più comodo. E poi per firmarla? E per firmarla la stampo fa la fotocopia della macchina. Sì, vabbè, ma leggo la macchina. Qualcosa facciamo, boh, fai, via. Allora, vabbè, andiamo. Senti, tornando a noi, dimmi, avete fatto qualche blitz al parco? Però lei, gran blitz al parco, maresciallo, ero di pattuglia con Gargiulo. C'era un'auto sospetta, vigliacca, stavolta l'abbiamo beccata. No, ho visto là, arriviamo noi, sta macchina si muoveva tutta così. Ma basta, ho detto, e il motore era spento. Ma di qui saranno quei motori moderni, sa? Sì. Caballa tutta, ma non si sentiva niente. E neanche scaricava nessuno scarico. Niente. Basta, allora a un certo punto io mi avvicino alla macchina con fare, sai com'è? Con la pistola, perché sai, si sa mai, però guardavo dentro, ma i vetri erano tutti impanati, e quindi non riuscivo a vedere dentro, c'erano i vetri tutti impanati. Basta là, a un certo punto, no? Ho tambussato a un finestrino, sento il finestrino, una macchina via, maldugacare, e tira giù, c'era un ragazzo in canottiera, io gli dico, carabiniere, cosa state facendo? E lui mi fa, sto facendo l'amore. Oh bravo te! Ah, ma lo sai che è proibito dalla legge 112 atti scemi in luogo pubblico? 200 euro di multa io pianta lì. A un certo punto sento la voce di una ragazza che mi dice
Certo che è un po' salato come multa. Ah, ma siete in due, io dico, bene, 400 euro, li ho fregati io, sistema, perché con l'arma non si scherza, eh? Oi, ma di, poi non è finita? Racconta, racconta. Sistemate questi due, proseguiamo per la nostra strada, no? Vado più avanti, vicino una strada, c'era una strada di campagna, e vedo una signora, no? Era tutta svestita abbastanza di sopra e di sotto, no? La seduta, ho capito subito che quella lì, eh? Perché lì... Solo se, per carità. Morale della favola, Gargiulo stava guidando, io li fermo, no? Ho visto, ho capito che quella signora lì, ho capito cosa intendo, no? Sì, sì. Ecco. E lei... Vabbè, viene al sodo. Allora, ebbene, ho fatto l'area del carabiniere intelligente, no? Così. C'hai solo quella però, Niente, mi avvicino, ho capito, gli ho detto... signora, scusi, cosa sta facendo? E lei mi ha detto, guarda che lei non può stare qua, io so benissimo cosa lei sta facendo. E mi ha detto, no, guardi che lei si sta sbagliando proprio, non è... praticamente ha preso un abbaglio, io sono una naturalista, mi ha detto, una naturalista. Ma io sono rimasto male, mi ha detto, io di tutte queste professioni moderne ne capisco niente, no. Perché tutti i giorni ne saltano fuori qualcuno. E cosa fare la naturalista? Beh, sono qua da mangiare gli uccellini. Ah. Ma io non ho capito che. Pensi che figura mi sono fatto ancora con la. Solo che mi ha detto che lei non dà da mangiare gli uccelli, quelli che vogliono il cielo, quelli vanno per terra. Ah, e allora mi sono fatto un po' una figura, ho detto, però sa, nella vita ogni giorno c'è sempre qualcosa da imparare, per cui bisogna andare avanti e fai finire. Vabbè, va a capire il nuovo. Questo computer si spegne sempre, maresciallo, bisogna comprare uno nuovo, Sì. Faccio domanda. Comunque niente. Vabbè. Comunque queste nuove professioni, sì, vedi uno che fa un lavoro che ti sembra. Ti sembra una cosa e poi non è. Invece di un altro, vedi uno che sembra un rapinatore, invece. A proposito dei rapinatori, lasciamo perdere, ieri è di nuovo entrato un ragazzo qui che voleva fare una rapina alla gioielleria. Ma di nuovo, ma sai quante rapine fanno in un mese nella gioielleria? Una vergogna. Peccato che tutti entrino prima qui. Maresciallo, entrano tutti qua perché mi sono accorto che il cartello della gioielleria indica questo attico dove entriamo noi. Sì, solo che noi siamo a sinistra e la gioielleria. Ma io gli ho detto a sto ragazzo, ma poi anche te vieni a fare la rapina, mercoledì è chiuso, vieni domani, io dico, no? Ma povero ragazzo, adesso ho detto che viene poi domani, perché già due volte che viene, trovo sempre chiuso. Bisogna cambiare il cartello lì perché è un pasticcio, Povero ragazzo, c'è proprio la testa di legno. Oh Gesù mio, guarda. È brutto avere una vita senza un perché. Perché? Perché cosa? Che ha detto che una vita che è brutto avere una vita senza un perché che la vita senza perché appuntato è meglio prima che ti scoppi il cervello è meglio che lo spegni ammesso che tu lo abbia ma perché sai cos'è maresciallo che io a volte mi accorgo che ragiono troppo e poi allora mi vengono i sudori della testa qua mi scendono giù mia nonna dice che se gli sudano tanto la testa, poi si ossidano le valvole del cervello e il cervello è come la televisione, ma praticamente il nostro... Non so, non capisco. Sai perché? Perché questo periodo studio da matto per questi quiz. Sai che abbiamo il quiz. Il test attitudinale. L'ho segnato qua la prossima settimana. No, lunedì già il primo. L'appuntato Bautasso che vuole diventare brigadiere. Sì. A proposito... Si ricorda l'appuntato Audasso che il prossimo mese ha l'esame di ammissione al corso di specializzazione? Il prossimo mese, ma già lunedì c'è una prova già, Ma ti sei già... ma io sto studiando come un matto, guardi qua, qui c'è un libro, non è qua? Dammi qua, va, sfogliamo. Ce n'è quante ce n'ho io? Ho ripassato, ho studiato a casa, studio davanti, da bestia. Allora, vediamo un po'. Mi fa qualche domanda, così vediamo. Sì, ho imparato, Una domanda a caso. A caso. Dimmi. Quanti sono i sensi? I sensi sono 5, maresciallo. Ma e poi? Quali sono? Sono la vista, la vista, il gusto, l'olfatto, il tatto. Il
ho visto e poi? Il fatto, e poi ho visto questo tanto il fatto e poi? E poi? E l'udito, dove lo metti l'udito? Ma oltre lo metto nel naso, così l'udito quando devo spostare i mobili, no? L'udito, deficiente, l'udito. Ma non leggo, non copio, qua, io ho tutto scritto qua, eh. Oh, scusi, ma ho avuto un attimo di vuoto di cervello. Segniamo un po'. Questo mi piace. Dimmi un elemento chimico che inizia, vediamo, con la U. Uranio. Andiamo bene. Uranio. Ma uranio è un animale. Cerca di studiare meglio, capito? Già un animale, certo, non me ne sa. Uranio, è uranio, non l'uranio. Vabbè, senti, facciamo un po' di analisi logica. Va bene. Dimmi, vediamo qua. Nella frase il chirurgo opera il malato, dimmi dove si trova il soggetto? All'ospedale. Ma tutti a me devono capitare, ma tutti a me. Vabbè, vediamo. Questa mi piace. Un'altra domanda, questa volta di grammatica, Io ti dico, la settimana scorsa io ho andato in campagna. Ti sei accorto dell'errore? Certo, maresciallo, c'è un errore lì, eh? La settimana scorsa lei non è andata in campagna, era di servizio. Povero me. Vabbè, senti, sentiamo un po', come vai di storia? Ma più o meno di storia. Solo che questo è un po' difficile. Difficile? Sai? Qui sul libro, per il test dei carabinieri, è di grado 9. Uiuiui, difficile questa, eh? Andiamo, eh? Aspetta che mi concentro. Vai. Vado, schiaccio qua, eh? Vai. Quanti erano i 7 re di Roma? Ma questo è difficile, maresciallo. Quanti erano? Prova, ci accendi il cervello una volta. Allora, so che c'erano Romolo e Remolo, che poi hanno avuto da dire, perché per via della lupa, che poi uno ha ucciso Abele, che era diventato amico di... perché suo padre non voleva che mangiavano le mele nell'orto, poi che ha staccato la mela, poi Dio che ci aveva messo l'antifurto. No, non ci capisco più niente, ma questa era una domanda difficile, vabbè, sì. Lasciamo stare. È un'altra più facile. Sì, questa. Dimmi i nomi dei 7 nani. Ah, le fiabe, no. Allora, Brontolo. Mammolo, ciuccio, tontolo, eolo, togliolo, cribbiolo, gnomolo. No. E poi gli altri non me li ricordo. Ma effettivamente è difficile ricordare i nomi di tutti i 7 nani. È difficile, eh? Sì. Io non so neanche quanti erano, i 7 nani. I 7 nani, saranno stati almeno 6, almeno, eh. I 7 nani. No, so che, allora, l'unica cosa che mi ricordo è so che stavano tutti con Biancaneve, che li cucinava e li stirava, poi loro usavano il piccone e lei era contenta, che andavano poi, gli portavano i diamanti, che andavano a scavare nella grotta, e le donne quando vedono un gioiello, no, però era brava Biancaneve lì, sì, alla fine a fare una porra fin, però poi, una volta che dopo gli ha dato una fiammata con il principe, dopo andava. Abbondato, però ti vedo un poco di strano. Troppo studio. Ma sai che i carabinieri devono essere preparati un po' su tutto, no? Perché? Perché il carabiniere viene a contatto con tante persone, no? Dai bambini, dagli anziani. E deve sempre saper dire la frase giusta al momento giusto. Deve essere anche un po' spicologo, no? Spicologo. Sì, spicologo. Hai capito, testa di rapa, che non sei altro. Certo, ma c'è il carabiniere, amico dei bambini, dei ragazzi, dei nonni, tutti. Ecco,
supponiamo che supponiamo. Tu passi per strada, ecco. No? E vedi una bambina che piange. Che piange. Cosa fai? Niente, io dico, bambina, perché piangi? Mi hai fatto la pupù addosso? Bravo, tipo bravo. La bambina. Bravo. Vai così all'esame di ammissione e ti sbatteranno a fare lo spazzino per le strade. Non dovevo dire. Allora, cosa fai con questa bambina che piange? Dimmi. Gli dico, ciao bambina, come ti chiami? Bene. Ecco. Ma lei continua a piangere. Allora gli chiedo, non so, perché piange? Vuoi giocare? Bene, ma lei continua a piangere. Andiamo che gnagna sta cinta. Allora gli racconto una bella fiaba, eh? E tu ne sai di fiaba? Ma io so tante fiabe. Ma tu... Sì, però io mi ricordo che quando hai raccontato a mio figlio quella di Pinocchio. Pinocchio? Alla fine quel povero burattino è finito in una segheria. Ma perché? Ma lì, quella lì non la sapevo tanto bene, ah. Quella. Perché io da piccolo le fiabe non le capivo. E poi neanche me le ricordavo bene, ma adesso va adesso. Adesso me le sono memorizzate di più. Ma tu saresti capace di far sposare il principe con la matrigna di Cenerentola? No. Tra l'altro io la favola di Cenerentola tutta la so. Ah, ora vediamo. Già. Io adesso farò la bambina che piange, no? La bambina. E tu sei il carabiniere che passa da quelle parti. Racconta alla bambina la fiaba di Cenerentola. Va bene, ma quante cose si imparano a fare carabinieri. Allora, lei fa la bambina? Sì. Ciao. Come ti chiami? Bambina, pianta? Come ti chiami? Ugo? Vuoi che te la... Ed una lurda sta città. Ascolta, vuoi che te la racconto la fiaba di Cenerentola? Io voglio mamma. Ma che mamma? Te niente, ti aspetti che ti sposi. La fiaba, vuoi che te la racconto? Io voglio papà. Ascolta, non piangere, dai. Ti faccio vedere lo zio? Mi fa paura! No, non piangere. Allora, c'era una volta una bambina. Aia! Una bambina che si chiamava Cenerentola. E a volte i suoi amici andavano a cercarla. Sì. Suonavano il campanello e dicevano: Cenerentola, no, non c'è, via, è andata via, boh, fai. E allora questo bambino pure. E città. Non piangere. Con la tua. E dopo ti compra poi il gelato se lo vuoi. Ce l'hai? Non voglio il gelato. E allora sta senza. Se non vuoi il gelato. Sono allergico ai denti che ce l'hanno. Cenerentola abitava con la mamma tan brutta. Infatti, ma le mamme sono tutte belle. Niente, non conto più niente. E basta, boh. Ma una cita, parente, mamma. Vai avanti. Niente, non basta. Guarda, io non ti racconto più perché non sono capace di raccontare le fiabe di questi bambini che piangono sempre come te. Ah, beh, comunque penso che se incontri una bambina per strada è meglio che fai finta di niente e tiri dritto, va, perché. Eh beh, io non ce le racconto proprio più le fiabe. E boh. Allora, andiamo avanti. Allora, vabbè, senti, andiamo avanti, va? Andiamo avanti. Ultima domanda. Sì. Appuntata. E quanti giorni ha febbraio? Sì, ma verso la fine o proprio dall'inizio? Ma cosa vuol dire la fine, l'inizio? Quanti giorni ha febbraio sul calendario, no? Mi dispiace, ma maresciallo, ma se febbraio è già passato, ho strappato la pagina. Ah, c'ho ragione, non ci avevo pensato. Vabbè, senti, una ultima domanda. Sì, bene. Poi abbiamo finito, leggiamo qui sul manuale. Allora, sentiamo, geografia, ma forse sono forte in geografia, scherzo a parte geografia. Ecco, vicino alle isole Eolie, in Sicilia, si trova un'isola vulcanica. Un'isola vulcanica ancora attiva. Come si chiama? Vulcanica ancora attiva, la sapevo, quella lì, ma l'ho vista l'altro giorno.
Vigliaccio me la ricordo. Ti aiuto. C'è la sua punta della lingua. Stro. 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 Ah, so, stronzoli, l'isola di stronzoli. Stromboli, stromboli, io non so più cosa devo fare con te, eh. Una piccola confusione, abbia pazienza. Basta, basta. Ma visto come sono preparati i carabinieri maresciallo, eh? Ecco. Sì, sì. Vabbè. Mi dica solo una cosa. Sì, dimmi. E della, per la relazione della fattura del tubista, tubi, tubi, si scrive con una B o con due B? La so, ma se sono tubi piccoli si scrive con una B, se sono tubi grandi tubi. Con due B. Tubi, tubi. Ne avuto tre perché era un gran, un gran tubo questo. Bravo, bravo. Sono stanco, Marcello. Perché? Qua c'è un sacco da fare, che prego sempre Sant'Antonio che mi aiuti, eh? Sì. Passo sempre quando passo davanti alla chiesa, passo dentro a salutarlo, sempre. Sono entrato ieri e ho notato una cosa che non avevo mica mai vista, sotto la statua di Sant'Antonio, no? Non era mai entrato. Sai che Sant'Antonio è invocato anche per il pane dei poveri, no? Ecco, sotto la statua c'è una cassetta con una fessura, non l'avevo mica mai notato, c'è scritto pane per i poveri. Sono andato a comprare una pagnotta, ho provato a metterla dentro, ma non riuscivo a farla entrare, era troppo piccola, perché la fessura è rettangolare. Sì, ma quella cassetta è per i cracker, non per i cracker, sì. È per quella che non capite che non entrava la colma palpola. Signor, comunque, ieri un'altra cosa che dovevo dirgli, non è che devo dirgli, guarda che se non mi viene... ha chiamato la signora, lei la sa, la signora Teoli, quella che gli hanno rubato la macchina, no? Sì, sì. E che noi modestamente abbiamo ritrovato, è vero, nel bosco, ricoperto un po' di rame e di foglie, ma l'abbiamo ritrovata. Beh. E comunque secondo me questa signora è fuori di testa. Sa cosa mi ha chiesto? Mi ha chiesto in che stato è la macchina. Chissà in che stato è la macchina in Italia. Punto. Guardi comunque queste donne. Ma pensa a queste donne. Vabbè, comunque. Aspetta, a proposito di donne, sennò mia moglie poi mi ha detto 3-4 volte, io mi dimentico sempre. Ma vuoi delle mele? No, perché mio zio Salvatore, dalla Calabria, me ne ha portate un sacco, no? Però ti chiedevo, le vuoi rosse o gialle? Ma è uguale, tanto io le sbuccio. Ah, capito. Vabbè. Vabbè, allora andiamo solo avanti, scusi, ma sì, devo ancora segnarmi due cose che ho appuntato qui. Mi sono scritto anche questo. Ha sentito lì delle, come si chiama? Carabiniere scelto lì. Sì. Carmelo Fognazza. Carmelo Fognazza, che sono di me? Si è fatto cambiare il nome, poverino, non ne poteva più di essere preso in giro. Carmelo Fognazza. Ma effettivamente Carmelo Fognazza. Ma come si chiama adesso? Antonio. Perché non gli piaceva più quel nome lì, allora se l'è cambiato. Vabbè. Comunque, contento stamattina, tra l'altro, ho anche telefonato al maresciallo Lotetti. La verità è chiamato. Dimmi, quando si fa la parte dei carabinieri in congedo? Ma allora ascolta, lo chiami e gli dici che è confermata per domenica prossima in Piazza del Popolo. Domenica prossima, Piazza del Popolo, ok? Se piove la facciamo la mattina. Ok. Cioè, se piove la mattina la facciamo di pomeriggio e se piove il pomeriggio la facciamo la mattina. Capito, no? Se piove la mattina la facciamo di pomeriggio e se piove pomeriggio la facciamo di mattina. Non è difficile. Vabbè. Un'altra cosa mi sono segnato. Sa che il carabiniere Padovani l'altro giorno si è rotto il braccio mentre rastrellava le foglie secche. Ma come ha fatto sto deficiente? È caduto dall'albero. Ma è proprio un pirla. Le foglie si rastrellano sotto, non sopra l'albero. Hai ragione, ma maresciallo, ma non erano ancora cadute? No. È andato su. Beh. Poi è passato anche l'altro giorno, mi ha fatto una testa, è già 2-3 volte che passa lì. Il signor Antonio, quello del comitato giovanile, sa che stanno raccogliendo per la piscina dei bambini? Sì,
Visto che oggi ha detto che ripassavo oggi pomeriggio, posso dargli qualcosa, non so, per la piscina? Ma certo, Baudasso, dagli pure, non so, tre o quattro bottiglie d'acqua, così. Perfetto, allora le segno, poi gliele do. Ah, l'altra cosa ancora, il carabiniere Totonno mi ha detto che sa che ieri ha trovato un parco. Al parco lì ha trovato, come si chiama, quegli animali là. Il pinguino. Pinguino, Sì, ma gli avevo detto di portarlo allo zoo. Cioè, ieri l'ho portato lo zoo, ma oggi mi ha chiesto dove deve portarlo. Ah, allo zoo deve lasciarlo. Ah, deve lasciarlo là proprio. Non è un turista, un pinguino. Scusi. Oh, mi devo calmare, mi devo calmare. Un giorno allo zoo, un giorno, vabbè. Audaz? Scrivo, dica. Mi sei ricordato di prenotarmi il treno per Reggio? Sì, allora ho telefonato alla biglietteria ma mi hanno chiesto se il biglietto era per Reggio Emilia o per Reggio Calabria. Boh, è lo stesso, tanto mi vengono a prendere i colleghi della stazione. Ah, perfetto, allora. Ah già, aspetta, telefono all'hotel di Crotone dove ho prenotato per il convegno dell'Arma e chiedi un po' quanto costa una camera singola. Numero qua. Fai il numero un po'. Aspetta. Ce l'hai il numero? Ah, quello di Crotone? Sì. Allora. Pronto? Qui carabinieri di Locanetto, sì. Ho prenotato una camera la scorsa settimana per il maresciallo Caccamo. Sì, sì. Mi può dire quanto costa la camera singola? Mi dice il signore che dipende dalla posizione. Ma digli pure che io dormo sempre a pancia in giù. Allora il maresciallo mi dice che sempre a pancia in giù. Va bene. 30 euro a notte. Sì, va bene. Ma è di giorno? Maresciallo chiede di giorno? Mi dice uguale. Ok, allora sono 30 e 30, 60 euro. 60 euro, giusto. Va bene, va bene. Va bene. Ah, aspetta. Digli che voglio la stanza con vista sugli scogli. Scusi, il maresciallo dice che vorrebbe una stanza con vista sugli scogli. Chiede quali scogli? Ma sugli scogli quelli grandi, grandissimi. Il maresciallo dice su quelli grandissimi. Sì, gli scoglioni. Grazie, sì. Arrivederci. Ha staccato. Sì. Anche questo è a posto comunque. Bene, molto bene, maresciallo. Allora, devo ancora raccontare una che è capitata ieri. Vai. Qui, sai che prima parlavamo delle mogli, è capitata una. Mia moglie gli è venuto un gran mal di pancia, non sapevo più che cosa fare. Prende pastiglie, prende questo, non gli passava, non ti sta. E la borsa dell'acqua calda, cerco la borsa di qua, cerco la borsa di là, ma sapete che fine ha fatto sta borsa dell'acqua calda? Allora sono andato a chiedere ai vicini, per cortesia avete mica una buiotta, no? Una borsa dell'acqua calda, che mia moglie c'ha un male. E lui, e mio vicino mi ha detto, ma noi non usiamo mica più la borsa. Cosa fa? Noi quando in questi casi usiamo il gatto? Sì. Il gatto? Al posto della borsa dell'acqua calda, ci ho detto io. Sì, ho un bel gattone grasso, peloso. E gli ho detto, ma non è che graffia, ma è buonissimo. Sulla pancia poi da tanto caldo, basta allora prendo sto gatto, me lo porto a casa. E poi sì che è successa la disgrazia. Ma che hai fatto? Mia moglie è tutta sgraffignata. Ma avesse visto che è stato. Ma poverina, povera mia moglie, faceva paura. E il gatto? Tutta sgraffignata. Ma perché sa, altro che buono, io gli ho detto. Finché si è trattato di mettergli lì tutto nel sedere è stato bravo, ma quando ho provato a versare l'acqua calda, vado, e mia moglie è tutta sgraffignata, quello che fa. Ma le combini sempre un. Sono un pasticcione, cosa vuole che le dica? Se lo sapesse tuo zio, il generale Mario Baudasso. Mio zio. Quello sì che era un carabiniere. A proposito, come sta? Beh, guardi. Ho ricevuto proprio oggi una lettera dalla zia Fiammetta, sua moglie, vuole che gliela leggo? Ma sì, dai, leggi. Mi ha scritto una lettera, guardi che tremendo, Aspetti che cambio occhiali giusti. Mi ha scritto, sarebbe mia magna, no, questo? Sì, sì, sì. No? Allora, caro nipote, ti scrivo queste poche righe
perché tu sappia che ti ho scritto. Perché è precisa, Se ricevi questa lettera vuol dire che è arrivata. Se non la ricevi, fammelo sapere, così te ne mando un'altra. Brava, zia, è tremenda. Scrivo lentamente perché so che tu non sai leggere in fretta, capito? Lei conosce, allora poi mi dava anche il sinavolo, vabbè. Qualche tempo fa tuo zio Mario ha letto sul giornale che la maggior parte degli incidenti capitano entro un raggio di un chilometro dal luogo di abitazione. Pensate, allora abbiamo deciso di traslocare più lontano, sono spostati. La nuova casa è meravigliosa, detto che era una casa, c'è una lavatrice, ma non sono sicura che funzioni. Proprio ieri ci ho messo dentro il bucato, perché loro non sono molto tecnologici, ho messo dentro il bucato, ho tirato l'acqua e poi il bucato è sparito completamente. Il tempo qui non è troppo brutto, dice. La settimana scorsa ha piovuto due volte, la prima volta per 3 giorni, la seconda per 4. Un po' così. Ma le previsioni le dicevano da quello. A proposito della giacca che mi avevi chiesto, tuo zio Piero mi ha detto che spirtela coi bottoni sarebbe stato molto caro per via del peso dei bottoni, no? Aumentava il peso. Allora li ho staccati. Se pensi di riattaccarli, te l'ho messi tutti nella tasca interna. Ma che bravo! Guarda che più intelligente, né? Ma tuo cugino Gianni ha fatto una grossa sciocchezza con la macchina. È sceso e ha chiuso di scatto la portiera lasciando dentro le chiavi. Oh signore! Allora ha dovuto rientrare a casa e prendere il secondo mazzo di chiavi e così anche noi abbiamo potuto scendere dalla macchina. Perché erano dentro loro. Se vedi Margherita, salutala da parte nostra. Se non la vedi, non dirle niente. La tua zia Fiammetta e il tuo zio Mario che ti vogliono tanto bene. Bus, vuol dire pubblica sicurezza, penso. Volevamo metterti anche un po' di soldi, ma aveva chiuso la busta. Allora non, ma che brava, però fa piacere ricevere queste lettere. Ma che no, cara! Ma sempre me la tengo qua sempre in tasca di ricordo. Sono arrivata ieri qua, ma persino ho messo il francobollo, palle. Vabbè. Ma che cara è sta zia Fiammetta. Tanto. Una vera moglie di carabiniere. Sì. Ah, un dato pautasso, ma non so se te l'ho già detto, ma anche quest'inverno io, te e il carabiniere Locash torneremo in quella meravigliosa località mistica, invernale, in Austria. Ma mi riporta lì? Sì, dove appunto l'anno scorso. C'ho dei ricordi. Ho già trascorso la settimana bianca. Prova un po' a telefonare e prenoto per 3 persone. Prenoto? Sì. Ma quest'anno lei si lancia, Marisa. Mi raccomando. È stato bello, eh? Mi raccomando. Peccato che sua moglie era a casa da sola, se no. Vabbè. Ma senti, settimana prima di Natale, voglio la stessa camera dell'anno scorso e lo stesso maestro di sci. Mi sembra che si chiamasse Franz. Sì. Franz. Provo a telefonare. Prova, dai. Buona. C'è l'inno austro-ungarico, russo. Oh bene. Sì. Buongiorno, è l'hotel Stella Alpina di Graz. Grazie a lei. È situato in qualche posto dell'Austria? Va bene. Buongiorno, sono la puntata Pautasso della stazione dei carabinieri di Locanetto. Si ricorda di noi? Vorrei di nuovo prenotare, come l'anno scorso anno, una stanza per 3. Io, il maresciallo, il carabiniere Locascio, sì, la stessa stanza dello scorso anno, sì. Il maresciallo vorrebbe, dice vuole lui, ma io uso sempre il condizionale, vorrebbe anche lo stesso maestro di sci. Sì. Non so che si chiamava Franz,
austriaco, ma anche originario di Pertusio era, dalla parte della mamma, sì. Marisalo dice che quasi tutti in Austria si chiamano Franz. Ah, sì, sì, ma mi sembra fosse alto, biondo e pure con gli occhi azzurri, sai? Marisalo dice che era alto, biondo, con gli occhi azzurri. Sì, due occhi azzurri, era due, sì. Dice che in Austria sono quasi tutti biondi, alti e con gli occhi azzurri. Mamma mia! Si vede che non si ricorda. E altro non ricordo. Vuole altri particolari, aspetta che ci penso. Ah sì, mi ricordo, mi sembra che avesse tre testicoli. Sì, sì, ci si ricorda? Sì, sì, maresciallo, quel giorno, mentre noi eravamo in pista con lui, là che ci insegnava, che è passato il suo amico, che gli fa: ehi Franz, come vanno i tre coglioni? Sì, sì, ha capito adesso chi siamo, sì. Allora prenoti. L'unica cosa, signor proprietario, se, questa è una richiesta mia, se potete mettere nei bagni la carta igienica come da noi. No, è solo perché quella macchinetta aria calda non è molto comoda per asciugarsi. Vabbè, ha staccato, maresciallo, staccato. Ma perché gli austriaci parlano un'altra lingua, vabbè. Arrivederci, ha staccato, boh. Maresciallo, io quasi quasi facciamo una pausina, andiamo a farci un buon caffè. Sì, hai proprio ragione, Baudasso, un bel caffè è proprio quello che ci vuole. Sì, sì. Ah, caro Baudasso, ringraziamo il Dio, perché ci ha fatti i carabinieri. Ah sì, sì, ringraziarlo, Perché il carabiniere è un essere perfetto. Guarda, sì. Intelligente, dotato, gentile. Onesto. Ah già. Onesto, E diciamo pure, se vogliamo ancora aggiungere qualcosa, che la natura ci ha dato molto. Sì, sì, sì. Caro Baudasso, dobbiamo ringraziare Dio perché ci sono tante persone che non sono fortunate come lui. Guardi, è vero, perché anche il maresciallo, come si chiama? Il cappellano militare del comando provinciale mi ha detto che la natura ricompensa anche le persone che hanno dei difetti, no? Per esempio, c'è, non so, chi magari è sordo però ha una vista eccellente, no? Sì, vede bene. Sì, sì, sì. Non so, chi magari ci vede poco però ha un buon olfatto, sì, no? Sì, ma una cosa va a compensare l'altra. Ma sai che è proprio vero, Baudasso? Sì, sì, non ci avevo mai ragionato, sì. E pensi, chi ha una gamba corta però ha l'altra più lunga, quindi... Vede, allora vede che ecco, c'è sempre una cosa che compensa, comunque. Allora, facciamo così, cosa devo prendere? Sì, prendo l'oletta. Ah, poi devo, mentre andiamo, sai cosa faccio? Andare a far benzina pure. Ma mai visto? È di nuovo aumentata. Oh, ma non me ne importa, tanto io metto sempre 20 euro, quindi come prego. E mentre, facciamo così, mentre stavo pensando, mentre usciamo, passiamo da casa mia, mi hanno regalato una cassetta di kiwi, la vuole? Sì, sì, ma no, Baudasso, se me la impresti... Me la registro. Benissimo, andiamo allora, andiamo. Madonna, la belle fette, la salame non vi? Madonna. Oh, che palle, che fere, un attimo, ecco, passa il tempo, eh? No, io vi ringrazio per la vostra partecipazione, il vostro calore, la vostra cordialità e tante cose che adesso mi vengono a me. E che abbiamo potuto condividere assieme questa serata del 13 di agosto, dopo 2 anni di assenza, sì, purtroppo forzata, ecco che... Lo scorso... Ma dai, sediamoci, facciamo due parole. Volevo fare due parole, sette annate, sì. Ce l'hai presa, se no con due parole. No, solo per dirci due cose, così visto che non ci siamo più visti, eccetera. No, io ringrazio Gabriele che mi ha messo su questa così, un revival di una mia performance di tanti anni. Scusate quelle parole, sai come vuol dire, però. No, di tanti anni fa abbiamo potuto riproporla qui questa sera per dare anche un segnale un po' che. Di rinascita, un po' di ritorno alla normalità per quel che si può. Poi, grazie a Gabriele e al Obiettivo News che questa sera ci ha ripetuto in queste robe perché tanto anche la gente avesse la firma. Carità.
E Gabriele, sapete che adesso è diventato un giornalaio? No, ma no. No, giornalista. Ma neanche. Non neanche. Metà, via. Metà. No, e quindi lui ormai è abituato. Adesso io, sarebbe bello che facessi un'intervista a lui, no? Cioè, perché lui... No, ma di solito le faccio io le interviste. Appunto, tu... Io vado al mercato, no? Cosa vai di settimana in settimana. Cosa vai a comprare? Ma non vado a comprare. La verdura, perché quando cane piastrina... No, vado. Ah, no, peraltro. Vado al mercato, faccio... Scelgo un tema per la puntata e poi faccio delle domande alla gente. Il problema... quindi fermi le persone. Sì, ma il problema è che nessuno si vuole fare interviste. La titubanza, perché ovviamente sai, quando si avvicinano le persone... E giunta. E facciamo un'intervista. Via. Allora, facciamo finta che questo sia il mercato di Fournier. Guarda la verdura, mi... Aspetta, mi serve un gelato. E cosa devo fare? Aspetta che vado a prendere il gelato. Due minuti, poi vi lasciamo andare, Ecco, io di solito faccio così. Ah, ma c'è col gelato... Con Andrea, il cameraman, no? Dov'è il cameraman? Ah, è là. E io di solito... Ma io vado con... Chi sono io? Allora, adesso puoi interpretare, non so, per qualche... Chi? Magari, non so, facciamo una signora... O anzianotta di 80 anni, sai quello? No, beh, ormai queste notte sono 110, perché... Allora facciamo così, la puntata, non so, parliamo del rapporto che c'è tra gli italiani e l'amore. Tema never green, no? Come si dice? Green. Tan green. Comunque fa l'amore, tan green. No, io faccio... Ah, devo fare una signora. Vai la signora. Allora io tipo, vengo qui, no? Guarda, prendo la sporta della spesa. Sì, bravo, ecco così. Una... E io vengo qui, buongiorno signora. Molto diffidente. Posso fare una domanda? Aspetta che per sgabbarmi così. Ma non so se si sente da qua. Assendali? Luciano, assendali? Assendali. Perché mi sta staccando le orecchie, sì. Tengo grosse pareti. Quindi, stacco, Vai. Ecco, io giro così, no? Il problema è che si va avanti a ore. La gente va a acquistare. Sì. E io, signora, posso fare una domanda? Ha messo niente, te ne ho. No, vabbè, ma io... Potrebbe essere un'ipotetica risposta di una donna, sì, che non vuole... Ma una domandina, dai, io ad esempio non so, mi viene in mente... Ci racconti, signora, qual è stato il suo primo amore? No, era tutto in bianco e nero, un colore era per niente, a colore era niente. Cambiamo signora. Lo so, una signora di 70 anni adesso, però giovanile, no? Sai quelle che vanno in palestra, che fanno... Come fanno in palestra? Ma non lo so. Allora, signora, posso fare una domanda anche a lei? Dica. Senta, qual è stata la più grande follia che ha fatto in amore? Il conto pensi tutte. Le ho fatte tante, d'ogni sorte. Ma così le domande le signore? Sì, così. Adesso facciamo una cosa più seria, se no... Facciamo un signore adesso. Tipo, no, di 80 anni, magari anche un po' ciornio, sordo. Allora... Cioè, tutti i disgraziati, no? No, vabbè, al mercato ovviamente, come trovi di ogni genere di mercanzia, trovi anche... Allora, buongiorno, posso fare una domanda? Sì, aspetta. Una domanda? E su una lambanda, 30 anni su una lambanda, nessuno più perché su ciornio manus. Una domanda! Chi è stata? Miranda? Mi desanca a terra, mi appunto. Infatti volevo chiedere, lei è sposato? Eh? È sposato? La vota. Vedo adesso. Come ha conosciuto sua moglie? È desanca a morte. Ma prima. Senti, cambiamo, l'ultimo. L'ultimo? Un ragazzo giovane. Allora posso la borsa, perché sì. Un ragazzo giovane, non è pure borsa. Diciamo. Vai. Un po' allegro. Che sei? Vabbè. No. Un po' allegro. Allegro che? Allegro. Fai tu. Un po' gaio? No. Siamo scemi, no? Era una cosa. Senti, posso farti una domanda? Dimmi. Attualmente sei fidanzato? No! Sono leader single. No, perché io volevo chiederti quali sono i pregi e i difetti del tuo partner. Mio padre è piccolo, ma è partner. Alle parti il partner, par pure no. Sì, però non ti senti più.
frutta, pincia o gelato, più un gelato. E quindi no, veramente complimenti a lui. Chiudo così, vi lascio andare perché so che avete l'antidoto da buttarsi via la roba. Cioè. Oggi abbiamo finito estate, ragazzi, 8 settimane bellissime, passate qui a Locana con tantissimi bambini e vorrei fare 2 applausi per questa edizione. Vabbè, a parte i bambini eccetera che sono stati ovviamente i primi protagonisti, ma un applauso grandissimo per gli animatori che ho avuto, perché sono stati non eccellenti ma di più. E un applauso, saluto a colei che non c'è più, Silvana, ma che ho voluto tanti anni fa, ha iniziato questa, e mi sembra giusto ricordarla in questo momento, perché sicuramente c'è vicina con il cuore. Grazie a tutti voi, grazie. Ringraziamo Luciano, grazie Luciano per l'amplificazione. La Proloco. Andrea Magda di Obiettivo News, grazie. Tra qualche giorno troverete il video dell'intera serata. Ma non guardatelo perché vanno in bene. Se l'hai già visto una volta, basta. Grazie. Domani sera avremo la replica. Sì. Siamo abbastanza, un 190 domani sera. Ci vediamo bene anche domani, va? Sa fa bene perché sa più il fannin, perché sia più, no, più nin, no, lo facciamo ugualmente. No. Grazie, voi non vi vedremo, quindi buon Ferragosto e al prossimo appuntamento. Buonanotte. Buonanotte a tutti, grazie.